emergenze, cioè quando succede qualcosa di eclatante, quando succedono incidenti particolarmente gravi, si accendono i riflettori dei media e si parla, si racconta e poi tutto torna nell'ombra, nonostante, come ci dicono i numeri, purtroppo ogni giorno dobbiamo registrare dei caduti sul lavoro. E quindi il mea culpa è anche un impegno che faccio, me lo prendo personalmente, lo sto già facendo, ma spero che tutti quanti noi dell'informazione, nelle varie piattaforme, nelle varie forme, su questo argomento ci si impegni ad una presenza, ad un'attenzione quotidiana, perché purtroppo le morti, gli incidenti sul lavoro sono quotidiani e deve essere un impegno. Poi ne parleremo magari, che serva da memento, da pressing anche quello quotidiano sulla politica, le istituzioni, perché questa emergenza che qualcuno ha definito, anzi non qualcuno, il direttore dell'Ispettorato Nazionale Bruno Giordano, che poi dopo ci raggiungerà, un crimine di pace e che quindi va assolutamente fermato. E in questo senso, e poi iniziamo la cerimonia, io spero che oggi si parli poco di numeri, di statistiche, perché poi c'è anche quest'altra colpa dell'informazione, di misurare, cercare di misurare in termini di numeri, di dati statistici, questa emergenza, quando invece una sola vita vale quanto tutte le altre, quindi non è possibile misurarlo, come si faceva, ancora si fa, di chiamarle morti bianche, come se anche la gradazione del colore servisse a dargli una valenza diversa, forse a nascondere responsabilità e colpe. Quindi, fatto questo mea culpa, direi di iniziare questa 71esima giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, come diceva Marinella, con il patro, l'alto patronato, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. E io direi di iniziare con la proiezione dello spot dell'Anmil e poi iniziamo gli interventi. Grazie. Ehi papà, un supereroe che non può farsi male, e invece sei solo umano. Ma tutto è cambiato da quel giorno. Allora, ne valeva la pena? Bene, anzi male, visto l'argomento del quale ci dobbiamo occupare. Allora, io chiamerei sul palco il ministro Andrea Orlando, il ministro del lavoro, e sta facendo un'intervista e quindi ci raggiungerà. Faccio un appello, vediamo chi è arrivato in tempo per l'inizio della lezione. Il presidente nazionale dell'Anmil, Zoello Forni, eccoci, buongiorno presidente, si accomodi, grazie. Il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia, Gian Claudio Bressa, anche lui ci sta raggiungendo, sul suono della campanella, sai. Benissimo. Il presidente dell'INAIL, Franco Bettoni, anche lui con la stampa, no, anche lui con la stampa. E sicuramente questo lo annuncio, ma ci raggiungerà dopo perché lo sapevo, appunto, il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Bruno Giordano. Prego. A questo punto, aspettando che ci raggiungano gli altri partecipanti alla tavola rotonda e prima degli interventi di saluto delle istituzioni, vorrei dare la parola al Presidente, che credo voglia chiamare un minuto di raccoglimento per le vittime del lavoro. Sì, prego.
prima di iniziare la cerimonia civile, chiedo un minuto di raccoglimento per le morti dei lavoratori e non solo. Grazie. Allora, richiamo Marinella perché Marinella, come dicevamo prima, ci leggerà il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Marinella però non c'è. Ecco. Ci sta raggiungendo. Ecco il ministro, intanto, buongiorno ministro. Prego. Ma è lo stesso, ma è... prego, prego. Presidente Bettoni, si accomodi. Ecco. Buongiorno a tutti, scusatemi perché chiaramente il ministro è importante che con gli avvenimenti accaduti ieri sta ovviamente come membro del governo lasciando delle dichiarazioni per cui stiamo un attimo modificando la scaletta, però Marco tu saprai gestire al meglio questa situazione. Io volevo chiedervi un attimo di ascolto perché il Presidente della Repubblica ha inviato come ogni anno un messaggio al Presidente nazionale Zoello Forni e quindi all'Associazione per questa giornata, oltre ad aver dato e concesso l'alto patronato. Oggi ricorre la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che come ogni anno vuole commemorare coloro che hanno perso la vita o hanno subito infortuni svolgendo la propria attività lavorativa. Una ferita sociale che non trova soluzione, ma purtroppo è sempre in aumento e diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, quotidiani e drammatici aggiornamenti di incidenti avvenuti. La Costituzione, nell'articolo 4, recita: riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Affinché questo diritto sia effettivamente garantito, uno Stato democratico deve consentire a ognuno di svolgere la propria attività lavorativa, tutelandone la salute e assicurandone lo svolgimento nella più totale sicurezza. Le tragedie a cui stiamo assistendo senza tregua sono intollerabili e devono trovare una fine, rafforzando la cultura della legalità e della prevenzione. Le leggi ci sono e vanno applicate con inflessibilità. Le vittime degli incidenti sul lavoro sono persone che escono di casa con progetti per il futuro e attività dirette ai loro cari. Il luogo di lavoro deve essere il posto da cui si torna sempre. Auguro una riflessione proficua e costruttiva a tutti i partecipanti a questo importante appuntamento, perché il successo di questa giornata rappresenti una spinta a un'azione comune delle istituzioni per garantire il diritto al lavoro in un ambiente sano e sicuro. Sergio Mattarella. Allora, ora i saluti individuali delle istituzioni e chiamerei sul palco Maria Luisa Inversini, prefetto della Spezia.
Buongiorno a tutti, benvenuti a Spezia, ringrazio tutti voi della presenza, in particolare l'onorevole ministro, gli illustri relatori, le autorità militari e civili. All'inizio di questa giornata anche il mio pensiero va alle vittime degli incidenti del lavoro e delle malattie professionali, nonché alle loro famiglie. Ringrazio l'INAIL di aver scelto Spezia come sede di questa giornata nazionale. Per Spezia è un grande onore ospitare questo convegno, ma è anche un grande impegno, perché il tema della sicurezza del lavoro mette tutti noi, istituzioni, imprese, sindacati, lavoratori, davanti alle nostre responsabilità. È vero, i dati dell'INAIL ci dicono che gli incidenti sul lavoro sono in diminuzione, ma il freddo dato statistico non può essere una risposta ai fatti di cronaca che ci parlano ogni giorno di incidenti e di incidenti mortali. Occorre quindi fare di più, anche se molto è stato fatto ed è stato fatto bene. È necessario agire sul contrasto dell'illegalità, ma anche sul fronte della prevenzione e sul fronte della cultura della legalità e della sicurezza del lavoro che deve partire dalle scuole. È necessario fare informazione, sensibilizzazione dei lavoratori e delle imprese e dare aiuti alle imprese per l'innovazione e la tecnologica e la manutenzione delle macchine che vengono utilizzate. I relatori a seguire ci parleranno delle iniziative che sono in campo. Per quanto riguarda Spezia, abbiamo già convocato il comitato consultivo dell'INAIL che ha funzioni di analisi ma anche di proposta. Siamo quindi pronti a recepire qualunque indicazione venga da questo convegno e darne attuazione pratica. Per quanto riguarda i controlli, presso la prefettura c'è un piccolo nucleo che fa controlli sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, essenzialmente in funzione anti-Covid, ma il potenziamento del gruppo è strettamente condizionato al potenziamento degli organici e di questo mi rivolgo ovviamente alle autorità centrali. Un piccolo riferimento agli esiti dei controlli, perché dai dati nazionali emerge che molto spesso i controlli danno atto che le norme non sono rispettate. Invece le norme vanno rispettate. Siamo oggi tutti qui, imprese, artigiani, professionisti, istituzioni, lavoratori, impegnati a fondo nel far partire l'economia nazionale e i gravi fatti accaduti ieri al più rafforzano questo senso di unità. La ripartenza non può avvenire mettendo a rischio la salute o peggio la vita. Si deve ripartire quindi col piede giusto, traendo da questa esperienza drammatica, che speriamo turci di lasciarci alle spalle, il vero grande insegnamento, cioè che siamo una comunità e i diritti degli uni finiscono dove iniziano i diritti degli altri. Buon convegno. Grazie al prefetto. Adesso la parola al sindaco della Spezia e presidente della provincia, Pierluigi Peracchini. Grazie. Signor ministro, autorità civili e militari, buongiorno a tutti. È un onore per la nostra città ospitare questa giornata. Ringrazio il presidente di ANMIL col quale abbiamo concordato tutto proprio il particolare di questo giorno, un giorno che ci tocca come spezzini pienamente. Noi abbiamo una storia importante nel mondo del lavoro con purtroppo tante vittime e tante vittime di malattia professionale. E riflettere su questi argomenti è una sfida per l'oggi e per il domani. Dobbiamo capire che non a noi i numeri in teoria non dovrebbero servire, perché dietro ogni numero c'è una persona, c'è una famiglia, ci sono persone che soffrono e dobbiamo far sì che ogni giorno questa cosa venga esaltata. Dobbiamo riumanizzare il lavoro,
Dobbiamo cercare di capire che non si può fare norme che permettono la precarietà del mondo del lavoro, perché poi diventa difficile, se non quando, dopo che è successo il fatto, dopo che si è manifestata una malattia professionale, intervenire. Allora tutti noi abbiamo la sfida della prevenzione da accettare, una sfida quotidiana che va a prevenire, a capire i cambiamenti del mercato del lavoro, i cambiamenti delle possibili malattie che sono purtroppo poi emergono nell'attività lavorativa sulle persone e che portano a un disagio forte sociale. È un prezzo che questo paese ha pagato in maniera direi quasi inaccettabile. Ecco, allora insieme dobbiamo costruire una società che parte dalla prevenzione, che richiama però tutti i giorni al fatto che parliamo di persone e che poi però con i cambiamenti anche tecnologici permetta di accompagnare chi subisce delle menomazioni, delle patologie, di avere una vita dignitosa. Questo fa parte di un compito che tutte le istituzioni dovrebbero avere e non possiamo più rimandare solo a delle norme importanti che però intervengono dopo. Io penso che questo sia il vero impegno che faccia la differenza rispetto al passato. E parlo da sindaco di una città dove ha avuto purtroppo record negativi in certi settori di patologia. Quindi spero che questa giornata serva per riscavare nella coscienza di uno di noi la voglia di fare da domani, di prevenire da domani, di diffondere questa cultura che non è mai abbastanza. Quindi grazie e buona giornata a tutti. Grazie sindaco. Ora il saluto di Roberto Messini, che è il presidente territoriale dell'ANMIL. Buongiorno, non abbiamo fretta. Allora, signore e signori, buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza alla celebrazione della 71esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali che quest'anno abbiamo l'onore di ospitare nella nostra città. A questo proposito vorrei ringraziare il sindaco Pierluigi Perracchini che sin dall'inizio ha accolto con convinzione e grande disponibilità la scelta fatta dal nostro comitato esecutivo, offrendoci l'opportunità di organizzare qui alla Spezia una manifestazione in grado di dare il massimo rilievo ad una causa che merita la massima attenzione da parte di tutti i cittadini. E non a caso anche il Presidente della Repubblica ci ha concesso il suo alto patronato. Un grazie al nostro onorevole cittadino, oggi nella veste di Ministro del Lavoro, da sempre sensibile alla sicurezza dei lavoratori, a cui sottoponiamo le problematiche legate all'amianto della sua e della nostra Spezia. Problematiche queste che affliggono ancora oggi, come in passato, la nostra regione e la nostra Spezia, che pagarono il prezzo più alto in termini di vite umane. Oggi quell'amianto rappresenta, se mal bonificato e mal smaltito, ancora un grande rischio per la comunità. Grazie a tutte le autorità presenti, alle scuole, Cappellini, Sauro e Chiodo, che hanno portato alcuni dei lavoratori di domani, ai quali vogliamo dedicare le nostre riflessioni di questa giornata, con la presenza e con la speranza che sappiano essere più responsabili di noi. La giornata riveste un ruolo centrale per la nostra associazione. Siamo infatti qui oggi per ricordare i nostri amici, familiari e colleghi che hanno sacrificato la propria vita e la propria salute sul lavoro. A loro si aggiungono purtroppo ogni giorno nuove vittime, con una frequenza che non è possibile ignorare. La giornata riveste un ruolo centrale per la nostra associazione. Siamo infatti qui oggi per ricordare i nostri amici, familiari e colleghi che hanno sacrificato la propria vita e la propria salute sul lavoro. A loro si aggiungono purtroppo ogni giorno nuove vittime, con una frequenza che è davvero impossibile da ignorare. Tutte le morti e gli incidenti di questi mesi sono il segno che qualcosa non ha funzionato, che troppe situazioni sfuggono alle maglie del controllo.
Infatti, il numero degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, purtroppo, è tutt'altro che diminuito ed è tornata ad essere una vera e propria emergenza. Oggi, come non mai, è dovere di tutti di rafforzare la battaglia per ottenere luoghi di lavoro sicuri, in cui l'incidente sul lavoro non sia una tragica fatalità, ma un evento possibile da evitare. Non siamo mai rimasti a guardare da vittime di una prevenzione centrale o ignorata, carente o ignorata. Abbiamo sempre creduto nella forza della nostra esperienza per far comprendere quanta sofferenza poteva essere evitata per combattere in modo credibile ed efficace questa piaga. Siamo convinti che informazione, formazione e controlli siano le uniche armi con cui si possono combattere, con cui possiamo combattere questa battaglia, contribuendo in prima linea con le nostre storie ad una diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Alle istituzioni offriamo il nostro supporto, invitandole a realizzare insieme un cambio di passo che renda più sicuri i luoghi di lavoro. Allo stesso tempo continueremo la nostra opera di aiuto e vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, affinché non si possano sentire sole e possano trovare una mano a cui appoggiarsi per sentirsi sostenuti. Quello che stiamo attraversando è un momento delicato in cui il blocco delle attività economiche provocato dalla pandemia ha lasciato finalmente il posto alla ripresa degli investimenti, ma non dobbiamo permettere che ciò accada a scapito della sicurezza. Dobbiamo intendere il concetto di sicurezza non solo come indice del livello di civiltà di un paese, ma anche per arrivare a porre la persona, la sua salute, le sue condizioni psicofisiche e la sua stessa vita al centro della programmazione e gestione del lavoro come fattore di competitività e sviluppo. Stesso impegno dobbiamo dedicare al miglioramento continuo della tutela riconosciuta agli infortunati, alle cure, alla riabilitazione, al giusto risarcimento economico e al reinserimento nella vita sociale e nel lavoro. Il nostro impegno sarà quello di continuare la strada che abbiamo intrapreso con l'obiettivo di crescere ancora e di migliorarci per poter essere sempre più di più un punto di riferimento per la nostra categoria. Mi auguro che in questo percorso potremo contare sempre sulla condivisione e sulla collaborazione con le istituzioni, con l'INAIL, forti del prezioso volontariato delle vittime del lavoro e dei loro familiari. Grazie per l'attenzione. Grazie Presidente. Invito sul palco Gianmarco Medusei, Presidente del Consiglio regionale. Buongiorno a tutti, signor Sindaco, signor Ministro, signor Prefetto, Presidente Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, autorità, gentili ospiti. A tutti rivolgo il benvenuto di Regione Liguria a questa 71esima giornata indetta dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro come momento commemorativo per le vittime, ma anche come importante occasione di confronto su un tema, quello della sicurezza sul lavoro, che ha assunto i contorni preoccupanti di una emergenza nazionale. Che questa iniziativa si tenga proprio nella nostra regione, storicamente di lunga e radicata tradizione portuale, cantieristica e industriale, è perciò motivo di orgoglio e ci chiama a raccogliere la sfida. Sappiamo che allargando la prospettiva dal solo computo degli incidenti mortali sui posti di lavoro, risulta pesantissimo il bilancio degli infortuni anche gravemente invalidanti. Non consola il fatto che le statistiche relative al livello di sicurezza sui luoghi di lavoro collochino la Regione Liguria in zona gialla, colore che, come abbiamo imparato in questi ultimi 2 anni, rappresenta una soglia di rischio non elevato rispetto ad altre realtà nazionali. Non consola perché questo pur non elevato rischio evidenziato dalle statistiche si traduce nel quotidiano
nei volti e nelle storie di tante donne e uomini strappati alla propria vita e ai propri affetti nella routine di una normale giornata di lavoro. Accadimenti che l'Assemblea Legislativa della Liguria non manca mai di sottolineare nella loro tragica gravità, non solo come espressione di cordoglio e di vicinanza dell'intera comunità ligure alle vittime, ma anche, e direi, soprattutto nella sua qualità di istituzione, chiamata come altre qui presenti a farsi carico di un'emergenza che impone interventi immediati. E la condivisione di questo sentire ci vede oggi operare per una strategia congiunta che coinvolga tutti gli attori sulla scena, dalle istituzioni al mondo dell'impresa, al sindacato, fino al singolo lavoratore, per più efficaci forme di prevenzione e più capillari controlli sul rispetto delle norme di sicurezza. La presenza di Regione Liguria non poteva dunque mancare un appuntamento di tale rilevanza, un appuntamento che mi consente, se mai ce ne fosse bisogno, di assicurare la massima collaborazione del nostro ente all'attivazione di tutte quelle strategie che insieme riterremo le più efficaci e vincenti. Grazie. Grazie Presidente. Allora, adesso il saluto di Rita De Falco, Presidente dell'ANMIL Liguria. Grazie a tutte le autorità, onoratissima di essere qui con voi e di rappresentare un'associazione molto molto importante come l'ANMI, in cui credo in prima persona come infortunata del lavoro. Signore e signori, autorità, mi porto saluto dell'ANMI regionale della Liguria e vi ringrazio per essere qui oggi così numerosi e vicini alla nostra associazione. In questa giornata di ricordo delle vittime del lavoro e di quanti hanno contratto malattie professionali, ma anche di riflessione su quanto è stato fatto e quanto dobbiamo fare sul nostro territorio, voglio ribadire che l'ANMI è da sempre impegnata a dare il proprio contributo e ringrazio i rappresentanti delle nostre sedi territoriali che stanno lavorando molto in questi giorni, che si sono uniti a noi. Mentre nelle altre città si stanno svolgendo manifestazioni analoghe a questa e per non far mancare il messaggio alle associazioni. Scusate, ma ho un pochino di agitazione. È proprio in merito al nostro impegno. Grazie. Non è da tutti i giorni trovarsi di fronte a voi e vi ringrazio. È proprio in merito al nostro impegno, vorrei condividere con voi le attività che stiamo portando avanti a livello regionale nelle diverse sedi per massimizzare il nostro impegno quotidiano in favore delle vittime e delle loro famiglie, affinché possano essere garantiti loro, dalle giuste prestazioni economiche e sanitarie al diritto al lavoro, tutti aspetti fondamentali di una presa in carico che, come sappiamo, deve ancora evolversi e migliorare. Per rendere concreto questo obiettivo, sul territorio della Liguria, le sedi ANMIL hanno instaurato nel tempo validi rapporti di collaborazione e di fiducia con le sedi INAIL, ottenendo risultati soddisfacenti anche con il progetto Integra, di integrazione e inserimento lavorativo, ormai diventato regionale e consolidato con i patti territoriali. Per l'anno in corso è prevista un'opera di sostegno ad alcuni giovani e meno giovani associati liguri impegnati nell'ambito dello sport e l'istituzione di premi, coppe, trofei ANMI in occasione di manifestazioni sportive ufficiali in tutta la Liguria. A tal fine, in collaborazione con la nostra ASD ANMIL Sport Italia, stiamo sviluppando attività per sostenere le persone con disabilità non solo da lavoro, nell'ambito delle diverse discipline sportive.
Da quest'anno è stata individuata nella sede territoriale di Genova il vicepresidente territoriale di Genova Alessio Marchelli, in coordinamento con Anmil Sport. Si occuperà delle specifiche attività con l'obiettivo di promuovere almeno 3 avvenimenti annui allo sport per ogni sede. Il sostegno psicologico rappresenta per noi parte integrante e preliminare per qualsiasi servizio associativo e merita un cenno particolare. La persona invalida del lavoro, di norma, è un cittadino lavoratore nella pienezza delle facoltà psicofisiche di quale da un giorno all'altro si trova a fare conti con menomazioni spesse drammatiche che rovesciano le prospettive di vita e hanno bisogno di un aiuto psicologico mirato per poter affrontare la nuova realtà o un lutto. Alcune iniziative di rete sono state sperimentate nell'ambito del progetto Integra e proseguiremo su questa strada. Dal 2004 poi l'ANMIL è parte dirigente e sportello informativo nei progetti attuativi della legge 68-99 sul collocamento delle persone con disabilità. Tali progetti, inclusione integra, integra 2, servizio integrazione attualmente in corso, hanno consentito la creazione di una rete istituzionale comprendente ANMIL, INAIL, direzione regionale, ex province, collocamento e ASL, finalizzata all'inserimento degli invalidi del lavoro iscritti alle speciali liste di disoccupazione, che ha portato al rilascio triennale del progetto Integra, sviluppando e consolidando ulteriormente i risultati ottenuti negli anni precedenti. Si tratta di risultati estremamente concreti. I progetti Integra 1 e 2 hanno registrato la presa in carico di circa 90 invalidi, di cui 34 collocati stabilmente al lavoro, e questa è una cosa molto importante, comprendendo azioni mirate all'orientamento e alla riqualificazione. Dunque, a partire dal 2009 si è realizzato il passaggio dalla fase sperimentale a quella della costituzione di un vero e proprio servizio consolidato e permanente, che con l'accordo sottoscritto tra le parti ha istituito il servizio di rete integrazione e reinserimento lavorativo, operando fino a tutt'oggi sulla base di accordi di norma a validità triennale. Da qualche anno poi facciamo parte della FAND insieme ad altre associazioni che operano nell'ambito della disabilità e grazie a questa collaborazione tra associazioni e regione, ed è molto valida, questo lo posso dire personalmente, viene erogato un contributo sulla base della rendicontazione di attività e iniziative delle varie sedi della Liguria. Nella sede di Savona in particolare c'è un'ampia collaborazione con le scuole e le fabbriche, dove l'associazione è presente per portare testimonianze per sensibilizzare sul tema degli infortuni del lavoro. Ho voluto accennare alle molte attività che portiamo avanti sul territorio, non solo per dare il giusto riconoscimento a quanti dedicano il proprio impegno e il proprio tempo all'associazione, ma anche per esortare gli invalidi e le loro famiglie, le aziende e i lavoratori a rivolgersi a noi. L'ANMIL è ormai una rete forte e strutturata che può davvero dare un contributo concreto in numerosi ambiti. Concludo ringraziando nuovamente tutti gli intervenuti per avermi ascoltato. Insieme possiamo fare molto ed è dovere di tutti noi non tirarsi indietro. E vorrei ricordare una cosa e fare un piccolo applauso a tutte quelle persone che sono morte per questa pandemia sul lavoro, che purtroppo tanti ci siamo dimenticati. Grazie. Allora, intanto vedo che ci ha raggiunto Bruno Giordano, che quindi invita a salire sul palco per prendere posto. Prego. Ok. Sì, presidente, credo sia desiderato.
Allora, continuiamo con i saluti delle istituzioni e chiamo sul parroco Mario Sommariva, che è il presidente dell'autorità sistema portuale del mare Ligure orientale. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, io voglio ringraziare Amnil per la possibilità di portare queste parole di saluto, ma soprattutto perché giornate come queste aiutano e rafforzano in noi la capacità di continuare ad indignarsi, a non rassegnarsi, a non accettare le morti sul lavoro, perché credo che questo moto di indignazione, questa non rassegnazione agli eventi di questo tipo, anche quando vengono spiegati con l'errore umano, con la disattenzione delle persone, sia diciamo la base di partenza per diciamo l'unica arma che abbiamo in mano per combattere la battaglia della sicurezza sul lavoro, cioè la costruzione permanente di un sistema e di una cultura della prevenzione. Questo è, e la cultura della prevenzione nasce appunto dal fatto che noi in ogni modo, pure di fronte a fatti che vengono magari spiegati a volte addirittura dando delle responsabilità alle persone, non vengano comunque accettate. E quindi la creazione di un sistema della prevenzione è a mio avviso basata su un complesso di attività, un complesso di volontà, un complesso di responsabilità, un complesso di azioni che chiamano in campo molti soggetti, prima di tutto le istituzioni, che devono fra loro collaborare e contribuire appunto a promuovere la cultura della prevenzione. Io voglio citare un esempio di questa che è anche cultura della prevenzione per la sicurezza, l'accordo sul caporalato promosso dal prefetto Inversini qualche mese fa proprio qui alla Spezia, al caporalato nel settore della cantieristica, che a mio avviso rappresenta appunto una base per migliorare e promuovere una cultura del miglioramento delle condizioni e delle regole del lavoro, che aiuta anche appunto la prevenzione. Quindi un sistema che è fatto di un presidio sul territorio, di un presidio democratico sul territorio. Il mio pensiero in questo momento non può non andare a quanto ho visto accadere ieri nella città di Roma. Il presidente Draghi l'ha definito appunto un attacco ad un presidio democratico, considerando appunto che le organizzazioni sindacali, secondo anche la nostra Costituzione richiamata prima dal presidente Mattarella, siano e sono un presidio democratico e un presidio anche nell'ambito di quel sistema che dicevo della costruzione di una cultura della prevenzione. Quindi dobbiamo cogliere con grande preoccupazione quello che è successo ieri, perché credo che ci riguardi e riguardi anche il tema di questa giornata. Il sistema e la cultura della prevenzione io credo sia basato fondamentalmente su alcuni pilastri. Provo a rapidamente enumerarli. Il primo è certamente quello di un lavoro regolare. Se il lavoro è regolare, i rischi sono minori. Laddove non c'è lavoro nero, laddove c'è il rispetto dei contratti collettivi, laddove c'è il pagamento regolare delle contribuzioni, i rischi sono certamente minori. Il secondo elemento è quello della formazione, che crea da un lato la conoscenza dei processi lavorativi a cui il lavoratore deve adempiere, dall'altro le regole generali della sicurezza, ma crea anche
quella cultura della responsabilità e quella coscienza dei rischi e dei pericoli che è una base fondamentale per appunto la crescita di una cultura della prevenzione. Il terzo elemento che vedo è quello della vigilanza, per quello che ci riguarda come autorità di sistema portuale abbiamo rinforzato e promosso i nostri sistemi ispettivi, perché anche l'autorità di sistema portuale ha compiti di vigilanza sul tema della sicurezza sul lavoro e questa, diciamo, funzione che è fondamentale per il porto deve essere assolutamente sviluppata e rafforzata. L'altro elemento è quello delle tecnologie. Dobbiamo pensare ad uno sviluppo dell'innovazione anche finalizzato al tema della sicurezza, quindi l'intelligenza artificiale ad aiutare l'intelligenza umana per promuovere e far crescere la sicurezza. Il porto è un ambiente altamente rischioso, è il moto perpetuo, è il movimento continuo di macchine e uomini, è il regno delle interferenze, quindi per questo dobbiamo tenere la barra dritta, le orecchie e le antenne ben tese rispetto ai pericoli. Questa mattina fra poco verrà consegnata una targa alla memoria di Alessandro Lorenzoni, un lavoratore del porto di Marina di Carrara, deceduto sul lavoro nel 2018, e credo che questa targa ci servirà e ci dovrà servire appunto da monito per il nostro lavoro quotidiano. Sarà consegnata ad un rappresentante per i lavoratori della sicurezza di sito. I rappresentanti per i lavoratori della sicurezza di sito compongono uno dei tasselli fondamentali di quel sistema della prevenzione e della sicurezza che deve lavorare tutti i giorni, permanentemente, quotidianamente sul territorio e particolarmente in un ambito così rischioso come quello portuale. Grazie e buon lavoro. Grazie. Bruno Giordano ci abbandona di nuovo, oggi è una star della stampa, interviste, riprese, bene. Forse sarà per il nome e cognome, lo scambiano per l'ex calciatore, ma non è lui. Anche del Napoli, oltre che della Lazio. Allora, molti di questi interventi di saluto hanno giustamente, credo sia stata una scelta sacrosanta dei vari interventi, ricordare quello che è successo ieri a Roma. E il Presidente ricordava appunto le parole del Premier Draghi che ricordava il ruolo di presidio democratico dei sindacati. E allora con un piacere, con un valore aggiuntivo chiamo sul palco il rappresentante della CGIL della Spezia, il segretario confederale Luca Comiti, che farà un intervento a nome di tutti i sindacati, anche della UIL e della CISL. Grazie. Intanto grazie per la solidarietà, perché sono momenti difficili che abbiamo passato e sono qua in rappresentanza anche del nostro segretario generale Lara Ghiglione, che è stata convocata a Roma in conseguenza dei fatti gravissimi, io credo, accaduti ieri, e con la convocazione appunto dell'Assemblea Generale di questa mattina. Detto questo, a nome di CISL chiaramente ringraziamo per la partecipazione a questo evento importante che tocca dei temi per noi centrali. E quindi faccio il mio saluto a nome di CGIL e CISL. Il momento peggiore del mestiere del sindacalista è quando arriva la terribile notizia di una lavoratrice o di un lavoratore che è rimasto ferito o addirittura ha perso la vita, mentre era intento a svolgere il proprio lavoro con dignità, come facciamo ogni giorno e come dovremmo e vorremmo continuare a fare. Non escono quasi le parole per descrivere una tragedia quando accade, un'ingiustizia simile. Nessuno dovrebbe uscire di casa per andare al lavoro e non tornare più, nessuno. Lo ripetiamo sempre. Invece ogni anno, ogni giorno siamo a fare la conta degli incidenti sul lavoro, dei morti sul lavoro anche nella nostra provincia. E quando succede, come è successo alla giovane Luana e a tanti altri come lei, di morire perché si devono aumentare i ritmi di produzione, perché un macchinario è stato manomesso,
perché non ci si può fermare sotto il sole cocente, capisci che c'è ancora davvero tanto da fare. Sì, c'è da fare, perché le parole ormai non servono più. In questa provincia sono stati fatti alcuni passi avanti, ma anche indietro, io credo. Come la carenza dei controlli, dovuta ad un numero di ispettori insufficiente, e la precarietà del lavoro. Questo è da sempre un combinato disposto letale. È vero, abbiamo istituito alcuni RLS di sito, fondamentali presidi per la correttezza del mondo del lavoro, e abbiamo firmato protocolli importanti sulla sicurezza. Penso a quello del nostro porto, con pacchetti di ore dedicate alla formazione. Ma non basta, dobbiamo, a mio avviso, fare di più. Per questo, come CGL e CISL e UIL, abbiamo elaborato una piattaforma unitaria regionale per la sicurezza sul lavoro. Prevede la creazione di un database che mette assieme i dati di INAIL, IMSS, ALISA, ITL e delle parti sociali, per avere una visione organica e aggiornata della situazione generale, specifici registri per la mappatura dei tumori professionali e un coordinamento regionale sulla salute e sicurezza sul lavoro. Prevede di potenziare l'attività ispettiva sul territorio con una campagna di assunzione che colmi la carenza di organici attuali. C'è poi il grande tema degli appalti, che anche sul nostro territorio è un tema importantissimo. Spesso gli infortuni sul lavoro accadono proprio nelle ditte in subappalto, in cui le normative di sicurezza sono ignorate per risparmiare i costi del lavoro. Chiediamo alla Regione di inserire le organizzazioni sindacali all'interno dell'osservatorio sulle grandi opere. Chiediamo che qualità del lavoro, sicurezza e legalità siano elementi costitutivi di ogni appalto e che si vigili attentamente sulle applicazioni delle leggi. Ma c'è un altro tema sensibile, io credo, quello della sicurezza sul lavoro come valore fondativo e come elemento culturale distintivo. È necessaria una grande campagna culturale, a partire dalle scuole, che utilizzi strumenti di comunicazione efficaci e che coinvolga imprenditori e lavoratori. La sicurezza sul lavoro è parte integrante della dignità del lavoro. Non deve essere vissuta come un fastidio o, peggio, come un costo aziendale da contenere. Non deve rimanere neanche sulla carta o percepita come un fastidio burocratico. I percorsi formativi devono essere svolti in modo serio e utile, coinvolgendo tutti i lavoratori e tutti i posti di lavoro. Non ci devono più essere posti di lavoro di serie A e di serie B. Non ci devono più essere donne e uomini che lavorano in condizioni disumane ed in pericolo costante. La sicurezza sul lavoro deve diventare parte integrante del nuovo sviluppo sostenibile e prevedere una grande mole di assunzioni di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati. Iniziative come quella di oggi dimostrano che il tema è all'ordine del giorno, che qualcosa è stato fatto, ma che molto è ancora da fare. Come CGL, CISL e UIL ci siamo e ci saremo. Grazie. Grazie. Dunque, dicevamo all'inizio, poi anche in alcuni interventi, il concetto è stato ribadito, e cioè la voglia, la volontà, poi vedremo se sarà così, di non ridurre l'emergenza degli incidenti sul lavoro, delle vittime sul lavoro, a dati statistici, numeri, perché è quasi un voler pesare, misurare quello che è incommensurabile, cioè il valore di ogni singola vita. E in questo senso, credo, lo dicevo prima, almeno a mio avviso, forse oggi il vero intervento che dovrà farci riflettere tutti quanti è la testimonianza di Andrea Lanari, che invito sul palco, che ci racconterà la sua storia, che è la sua storia, ma che appunto rappresenta la storia di tantissime altre vittime di incidenti sul lavoro. Ciao Andrea e grazie. Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti qui numerosi. Io sono Andrea Lanari, ho 44 anni e purtroppo sono un invalido del lavoro. 9 anni fa costruivo stampi per tranciatura metalli, lamierati, e quella mattina io dovevo eseguire un collaudo di un grosso stampo di tranciatura. Avevamo un appresso all'interno dell'azienda per poter eseguire questi collaudi, però per la dimensione del particolare era troppo piccolo e quindi mi sono affidato ad un'azienda esterna alla mia che aveva un macchinario più adeguato. Arrivo in questa azienda, il titolare inserisce lo stampo all'interno di questa pressa, io vado per inserire la lamiera all'interno dello stampo e la pressa si abbassa di colpo, tranciandomi entrambe le mani e parte degli avambracci.
capisco subito che la situazione è critica e all'inizio mi assale la voglia di farla finita, di rimanere lì e aspettare la morte per dissanguamento. Fortunatamente vince la voglia di ritornare a casa. Quindi trovo lo stimolo per rialzarmi, reagire e dirigere i primi soccorsi per cercare di fermare l'emorragia. Arrivo in ospedale con la speranza che le nuove tecnologie riuscissero a fare il miracolo della ricostruzione delle mie mani, ma purtroppo non c'è stato più niente da fare. Inizialmente disperazione totale perché non sapevo neanche la tipologia di percorso protesico che avrei dovuto fare. Fortunatamente mi si avvicina un infortunato Anmil, anche lui che aveva perso le mani sul lavoro, facendomi vedere gli ultimi ritrovati in campo protesico e da lì comincio un'altra volta a riprendere forza per poter ritornare ad una vita dignitosa come sto facendo adesso. In seguito, in fase di indagine preliminare, ho saputo che purtroppo la pressa dove io ho avuto l'infortunio non era assolutamente a norma. Cosa che purtroppo è stata anche più rammaricante era che la pressa all'interno della mia azienda, anche lei non era a norma. Quindi automaticamente io, agendo che fosse tutto in regola, ci ho rimesso due mani. Oltretutto ho saputo che dovevo avere formazione per svolgere quel tipo di mansione e dovevo essere informato della totale assenza di sistemi di sicurezza, cosa che non è successo. Ulteriore rammarico è che purtroppo all'interno della mia azienda si faceva sicurezza, ma era con la classica sicurezza di carta. Praticamente si firmavano i certificati, si compilavano i fogli e rimaneva tutto in ufficio. Sono entrato in Anmil grazie a questo signore che mi ha aiutato insieme all'INAIL, che mi ha fornito le protesi, e insieme anche a tutta la comunità, tutta la famiglia Anmil, a recuperare la mia autosufficienza, la mia autostima, e collaboro da loro, con loro, portando la mia storia all'interno della scuola, all'interno dell'azienda, per cercare di sensibilizzare alla cultura della sicurezza. Ho partecipato a numerosi progetti di Anmil, tra cui l'ultimo è stato la scuola di testimonianza, dove ho avuto la possibilità, insieme a altri 14 miei compagni di classe, di diventare testimoni al formatore. Cosa significa? Normale formatore per la docenza di corsi di formazione per la salute e la sicurezza, in più la figura professionale del testimonial. Abbiamo pensato e crediamo che l'esperienza e la storia di persone che purtroppo portano sulla propria pelle i danni che crea una sicurezza di carta o un sistema di sicurezza boicottato sia utile a far scattare quella molla, quella scintilla nelle persone che ci vedono, che ci ascoltano, per farli innamorare, via tra virgolette, della cultura della sicurezza. Ecco, perché la sicurezza, noi parliamo di sicurezza sul lavoro oggi, ma la cultura della sicurezza deve essere fatta bene sul lavoro e a poco cambierà anche lo stile di vita nel domestico, nel quotidiano. Credo che Anmil c'è, pronta a collaborare. Io sono pronto a dare una mano. Siamo tutti pronti, noi infortunati, a dare una mano affinché nessuno debba subire quello che abbiamo subito noi. Nessuno debba piangere un marito, un figlio, una moglie che l'ha visto la mattina partire per andare al lavoro e non ritornare più a casa. Finisco qui, non rubo altro tempo perché ci sono tante altre persone che meritano di parlare più di me. Grazie a tutti, grazie dell'opportunità. Grazie Andrea. Tra l'altro
mentre Andrea parlava mi veniva in mente, ritorno sul discorso iniziale di come si cerca sempre di ridurre alla normalità la statistica o di trovare sempre una spiegazione che ci assolva tutti, no? In qualche modo adesso è vero, c'è anche il peso rispetto a questa emergenza di una ripresa accelerata che tutti vogliamo e che probabilmente sta anche facendo trascurare ancora di più certe esigenze, certi diritti, e, però non può essere una spiegazione, quasi torno a dire, sembra quasi che tutti quanti ci vogliamo assolvere trovando un motivo, perché la storia di Andrea è una storia del 2009, mi sembra, se 2012, quindi non c'era assolutamente una diciamo eccezionalità della fase economica, una ripresa, non una ripresa, e succedevano queste cose, e quindi era una normalità di queste inadempienze, di queste responsabilità che abbiamo detto prima non dovremmo mai cercare di ridimensionare con quel termine, le morti bianche. E andiamo avanti, adesso invito il presidente nazionale dell'ANMIL, Zoello Forni, a leggerci la sua relazione. Grazie. Signore e signori, autorità, buongiorno a tutti e benvenuti alla celebrazione della 71esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali. Voglio esprimere la mia solidarietà personale e tutta l'ANMI alla CGIL per i fatti violenti accaduti ieri. Da ormai 78 anni l'ANMI si adopera affinché nella nostra categoria nessuno si senta solo e oltre alla vicinanza e al sostegno morale delle vittime siamo in prima linea per il riconoscimento di un giusto e dignitoso trattamento economico, insieme alle opportune cure e all'assistenza più adeguata. Dunque un impegno vasto che vede la nostra associazione interlocutrice attenta e costruttiva delle istituzioni, non solo per la difesa della categoria, ma anche sul fronte della prevenzione, per promuovere e diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso iniziative, studi e progetti in collaborazione con istituzioni, enti e organizzazioni nei quali riversiamo sempre il valore aggiunto della nostra testimonianza a partire dalle aziende e nel mondo della scuola. Dagli eccezionali riscontri degli ultimi 20 anni in cui abbiamo raccontato le nostre storie in giro per l'Italia, dagli studenti delle scuole elementari ai lavoratori di imprese grandi e piccole, abbiamo voluto dare vita ad un percorso formativo strutturato per i nostri associati, che fosse in grado di rendere le narrazioni delle storie di infortunio molto impattanti e in grado di offrire un approfondimento sugli aspetti legati alla prevenzione. Ebbene, questo progetto è stato talmente apprezzato che la Regione Marche, prima tra tutte, ha voluto riconoscere e istituire la figura del formatore della sicurezza, testimonial, per l'efficacia comunicativa che i nostri testimonial riescono a trasmettere nell'ambito delle attività formative in materia di sicurezza sul lavoro. Purtroppo, come ben sapete, anche i recenti gravissimi episodi di cui sono pieni i notiziari, i dati sugli infortuni e sulle malattie professionali diffusi dall'ANMIL parlano di un fenomeno estremamente grave e addirittura in crescita. Il bilancio infortunistico di questo 2021, anche al netto dei casi legati al Covid, è assolutamente allarmante. Come 10 anni fa, ancora oggi, ogni giorno, mediamente, 3 lavoratori rimangono vittime di infortuni mortali, per non parlare di coloro che muoiono dopo anni di lunghe sofferenze nel più assoluto silenzio mediatico e i cui numeri sono ben superiori.
Dunque, accanto alla spinta per la ripresa economica, è quanto mai urgente rafforzare le politiche di prevenzione, potenziare il sistema ispettivo e sanzionatorio e completare l'attuazione del decreto 81/2008. Ma allo stesso tempo dobbiamo fare di più per la diffusione di una cultura della sicurezza che non sacrifichi la vita e la salute dei lavoratori in nome del profitto, soprattutto dopo questa pandemia che ha messo in ginocchio l'economia mondiale. Serve dunque una cultura della sicurezza che a nostro giudizio deve essere coltivata sin dai banchi di scuola, ma in proposito dobbiamo amaramente constatare che le disposizioni del testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state anche in questo caso ampiamente disattese. Da molte parti nei giorni scorsi si è parlato di lacrime di coccodrillo, riferendosi al cordoglio manifestato da tutti per le tante tragedie verificatesi in ogni ambito e settore lavorativo. E come dargli torto? Nei 13 anni trascorsi dall'emanazione del predetto testo unico, dopo migliaia di morti e centinaia di migliaia di feriti, ben poco è stato messo in pratica in quanto era previsto in materia di controlli di formazione e promozione. Ancora oggi non abbiamo realizzato un efficiente coordinamento tra i vari organismi chiamati al compito della vigilanza e solo ora sembra che finalmente ci sia di verso il loro rafforzamento. Il sistema della formazione per la sicurezza è ancora visto come un male necessario per assolvere un obbligo di legge, con un taglio burocratico e formale, e in molti casi dopo un infortunio sul lavoro emerge dall'indagine che la formazione dei lavoratori è inadeguata o fatta di carta quando addirittura inesistente. E per tornare ai banchi di scuola, non esiste un solo provvedimento di attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico in materia di finanziamenti per l'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria di specifici percorsi formativi interdisciplinari delle diverse materie scolastiche, volte a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche. Le scuole avrebbero facoltà di farlo, ma con le scarse risorse che hanno normalmente a disposizione è difficile riuscire in questo intento. Recentemente rileviamo segnali positivi, come quello relativo alla presentazione in Senato di un disegno di legge per l'istituzione della Procura Nazionale del Lavoro. Ma soprattutto registriamo con piacere l'attenzione che il governo in carica riserva alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e abbiamo apprezzato molto le parole e gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando. Riteniamo che siano persone rigorose e nutriamo in loro la massima fiducia, ma se non si comincia subito e con determinazione, difficilmente gli impegni assunti potranno essere onorati prima della scadenza di questa legislatura. Mentre auspichiamo che il Parlamento possa portare un contributo significativo di stimolo e di azione. Ma insieme all'impegno per la prevenzione chiediamo di avviare una riflessione sulla tutela assicurativa delle vittime e delle loro famiglie affinché venga riconsiderata alla luce della anacronistica normativa che oggi la regola e in base alla quale troppe sono le incongruenze che creano disparità di trattamento tra le vittime e i familiari. Nell'affrontare questo argomento non dimentichiamo che da diversi anni l'INAIL chiude il proprio bilancio con significativi avanzi di gestione, che si sommano a quelli particolarmente corposi accumulati negli anni passati, conservati nelle casse dello Stato, quantomeno sui loro libri contabili.
Ebbene, vogliamo ribadire che quelle risorse scaturiscono dai premi delle imprese per assicurare i propri lavoratori contro i rischi derivanti dall'attività lavorativa e risarcirli in caso di danni. Dunque, rispetto a quegli avanzi di gestione, è indispensabile prima verificare se la tutela riservata alle vittime del lavoro con quei premi assicurativi sia giusta e adeguata a restituire loro rispetto e la prospettiva di un futuro dignitoso per se stessi e per le loro famiglie. A nostro giudizio, a nome dei nostri 300.000 associati, non lo è. Mi permetto di fare due piccoli esempi di come si guardi troppo alla cassa e troppo poco alle persone. Fino al 2000 la rendita veniva costituita già con l'11% di invalidità, mentre dopo il 2000 viene costituita soltanto con almeno il 16%, liquidando in capitale i danni compresi tra il 16 e il 15%, ma di fatto privando lavoratori con grado di invalidità comunque importanti di un sostegno sia economico che di presa in carico per tutta la vita. E ancora, la rendita INAIL è agganciata alle retribuzioni, ma perché si dia corso al suo adeguamento è richiesto dalla legge che venga superata una soglia di variazione delle retribuzioni di almeno il 10% rispetto all'ultimo adeguamento. Con il risultato che dal 1 gennaio 2012 non ci sono stati più adeguamenti fino al 1 gennaio di quest'anno. In questi 9 anni il mancato adeguamento ha contribuito ad ingrossare gli avanzi di gestione INAIL. Tuttavia, rileviamo problemi che ci sembra abbiano i caratteri dell'urgenza e che potrebbero essere dunque meritevoli di uno specifico intervento. Pensiamo in particolare alle famiglie delle vittime di infortuni e malattie professionali che hanno come conseguenza purtroppo la morte del lavoratore. Oltre al dolore incalcolabile per la perdita del proprio caro, vedove ed orfi devono affrontare enormi difficoltà sia di ordine economico che sociale, delle quali l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovrebbe farsi carico. In loro favore si dovrebbe e potrebbe fare molto di più, sia dal punto di vista della tutela assicurativa, sia per favorirne la piena integrazione lavorativa e sociale. Nel caso di incidente mortale viene costituita una rendita in favore dei superstiti, ma non si comprende perché in favore del coniuge superstite deve essere erogata una quota del 50% del dovuto, mentre la reversibilità INPS tale quota ammonta al 60%. Riteniamo inaccettabile poi che la rendita ai superstiti INAIL debba essere conteggiata nel reddito rilevante ai fini ISEE. Ciò significa escludere famiglie già in difficoltà da prestazioni sociali e assistenziali fondamentali. L'ANMIL aveva ottenuto l'approvazione di un ordine del giorno su questo tema in occasione della discussione del decreto fiscale 2018, al quale tuttavia non è mai stato dato seguito. Per questo siamo a chiedere il vostro impegno affinché con i prossimi provvedimenti normativi sia finalmente eliminata questa ingiustizia. Molto si deve fare anche sul fronte del diritto al lavoro di vedove e orfani ai quali la normativa attuale non riesce a dare sufficienti opportunità. Il diritto al lavoro ha un'importanza fondamentale per garantire autonomia e realizzazione personale. Anche quando all'infortunio si sopravvive e realizzazione personale, no scusate,
si sopravvive. Non dimentichiamo che gli invalidi del lavoro avevano già una propria dimensione lavorativa, prima dell'infortunio, che deve essere spesso completamente rivista alla luce di una condizione di disabilità che può rendere impossibile ricominciare a svolgere la stessa mansione. È una realtà comune a molti invalidi del lavoro che dopo l'infortunio restano spesso soli e disoccupati. Per questo è fondamentale strutturare percorsi di formazione e riqualificazione professionale che possano accompagnare la persona fino al rientro del mondo del lavoro. Rivendichiamo un ruolo più attivo dell'INAIL affinché siano finanziati percorsi di formazione mirati all'acquisizione di nuove competenze da poter spendere in un mercato del lavoro sempre più complesso. Grazie. Grazie al Presidente. Io torno a sedermi in realtà perché gli interventi per il momento sono finiti e facciamo questo dibattito, questa tavola rotonda, non saprei come chiamarla, ma insomma cerchiamo di andare un po' nel concreto di tutto quello che in qualche modo è stato anticipato, di tutto ciò al quale hanno fatto riferimento molti interventi, e avendo qui un po' i rappresentanti di tutti i versanti che possono e devono, credo, dire qualcosa sulla questione dell'emergenza della sicurezza sul lavoro, un po' tutti meno uno, poi dopo magari ne parleremo perché il sindacato è intervenuto, non vedo le imprese che in qualche modo un ruolo ce l'hanno in questa questione. Magari cercheremo di capire o di rimando qual è la postura, io la chiamo così, del mondo imprenditoriale rispetto a questa emergenza. La conosciamo perché di dichiarazioni la Confindustria, il presidente della Confindustria ne ha fatte molte, anche di proposte, quindi sarebbe stato interessante interloquire anche con loro. Dicevo di scendere nel concreto e avendo qui il ministro del lavoro Andrea Orlando e soprattutto ricordando che la settimana scorsa in occasione di una giornata particolarmente drammatica sul fronte delle morti per lavoro, perché purtroppo ogni giornata, lo dicevamo prima, è drammatica a prescindere dai numeri, il governo, sia attraverso il ministro ma anche il premier Mario Draghi, ha annunciato misure, provvedimenti imminenti, e quindi la domanda del giornalista non può che essere quella basica, cioè è passata una settimana, quell'imminente cosa significa? Quanto dobbiamo aspettare per questo intervento normativo annunciato dal governo? E se poi, se può, senza scendere naturalmente nel dettaglio, se il testo non è ancora pronto, spiegare un po' qual è la filosofia di questo intervento del governo. Buongiorno a tutti. Saluto le autorità presenti, le autorità civili e militari, e un ringraziamento ad Amnil per questa occasione di confronto e per la giornata che viene organizzata, in particolare modo al Presidente Forni che anima l'azione dell'Amnil durante tutti i giorni dell'anno in modo prezioso. Mi lasci, prima di rispondere alla sua domanda, esprimere la solidarietà alla Confederazione Generale del Lavoro per l'aggressione che ieri c'è stata. Mi lasci esprimere questa solidarietà e anche, diciamo, una considerazione. Le squadracce fasciste che ieri hanno aggredito la sede della CGIL, forse alcuni inconsapevoli, gridavano libertà. Vorrei ricordare a loro, e credo che sia obbligo nostro ricordarlo, che la libertà nel nostro paese è stata spenta 100 anni fa proprio con aggressione alle organizzazioni sindacali, e che la libertà è ritornata con
la riconquista delle libertà sindacali. Credo che lo dobbiamo a tutti noi questa considerazione, la dobbiamo anche a una grande organizzazione che è stata parte essenziale della Costituzione della Repubblica, con personalità che a tutto tondo ne sono stati protagonisti, come Di Vittorio, Lama o Trentin. Ma queste considerazioni d'insieme credo portino anche a un altro ulteriore elemento di riflessione. Io penso che di fronte a fatti come quello che è avvenuto ieri ci sia un dovere, non solo un diritto, ma un dovere della Repubblica e della democrazia di difendere se stessa. E penso che vada finalmente messa in evidenza la circostanza che in questi mesi è emersa con sempre maggior forza, cioè che ci sono formazioni neofasciste che utilizzano il malessere, il dissenso, le reazioni anche legittime ai provvedimenti che vengono assunti dal governo per finalità che però prescindono dalla contestazione di quei provvedimenti e per mettere in discussione l'ordine repubblicano. Io credo che questo non sia accettabile e che le istituzioni e le forze democratiche devono reagire con tutta la forza e la determinazione possibile. Lo dico perché credo che sia finita, o almeno debba finire, la stagione dei distinguo, delle minimizzazioni, delle relativizzazioni, la stagione nella quale si è detto che in fondo il fascismo è un problema dell'altro secolo e chi lo richiamava in qualche modo faceva propaganda. Mi pare che le immagini di ieri siano sufficientemente chiare e non ci sia molto altro da aggiungere. Non vede soltanto chi non vuol vedere, e io credo che ora sia il momento di vedere con grande determinazione ciò che sta avvenendo. Ancora una considerazione di carattere politico generale, perché credo che sia importante che noi, il Presidente Forni lo ha fatto nella sua relazione, io credo che sia molto importante che noi iniziamo a riflettere su il quadro di riferimento nel quale si inseriscono le cosiddette morte bianche, che credo dovremmo smettere di chiamare morti bianche, come lei ha detto, perché oggettivamente questo significa in qualche modo evocare una irresponsabilità dell'accaduto. Ci sono sempre responsabilità dietro ogni morte, ogni incidente, più o meno grave che sia. La testimonianza che ci è stata resa, credo che da questo punto di vista sia assolutamente eloquente, e voglio ringraziare l'ANMI anche per questo tipo di attività che svolge. Io penso che questo elemento di crescita dell'insicurezza sul lavoro, al di là dei numeri, crescita diciamo comunque percepibile, se la consideriamo da un certo punto di vista, a un aumento delle innovazioni tecnologiche, dovremmo aspettarci una diminuzione sempre più significativa degli incidenti. Purtroppo questo andamento, se c'è, non è sufficientemente forte. E quindi da questo punto di vista dobbiamo interrogarci non solo sulla normativa, ma su qual è il quadro generale, anche culturale, nel quale ci si muove. Io credo che in questi mesi abbiamo spesso ripetuto che nulla doveva essere come prima e che dopo la pandemia si sarebbe dovuto riconsiderare il modello di sviluppo sul quale poggia la nostra economia. E non mi pare che questo stia avvenendo del tutto, perché riemergono le idee di prima della pandemia, cioè le idee che in qualche modo associano il lavoro a una merce, e queste idee hanno portato a una sua svalutazione, a una perdita di centralità, a una frammentazione, a una precarizzazione, a elementi di crescita dell'insicurezza, perché come ha ricordato il Presidente dell'Autorità Portuale, non ci sono incidenti da tutte le parti statisticamente uguali, sono più frequenti nelle piccole imprese, sono più frequenti tra i lavoratori precari, sono più frequenti dove c'è più nero o più grigio. E quindi la prima risposta è una risposta di carattere culturale. Il lavoro va rimesso al centro della nostra azione politica, deve essere rimesso al centro della nostra democrazia.
Questo lo si può fare in molti modi, prima ancora di venire sul fronte della sicurezza. Lo si deve fare tutelando i lavoratori attraverso strumenti che consentono di affrontare le crisi, le transizioni che ci attendono, e credo che da questo punto di vista sia fondamentale la riforma degli ammortizzatori sociali, che deve essere rivolta in particolar modo a quei settori dell'economia che non sono oggi tutelati, a quei lavoratori che non sono oggi tutelati, quelli della piccola impresa, i lavoratori precari, i discontinui, tutti quei giovani che sono entrati più recentemente nel mondo del lavoro. E per questo dico che non basta una riforma, deve essere una riforma che abbia un carattere universalistico e che sia in grado di dare, tenendo conto delle distinzioni delle diverse realtà produttive, ma deve dare a tutti i lavoratori quella tutela che fino a qui non hanno avuto. Dobbiamo lavorare contro forme di ulteriore precarizzazione del lavoro e dobbiamo ragionare anche su come si dà più rappresentanza al lavoro, perché credo che sia evidente il fatto che le grandi transizioni che abbiamo di fronte saranno possibili soltanto se i lavoratori saranno in modo più forte coinvolti nelle grandi scelte che li riguardano, e saranno più forti anche concretamente se verrà riconosciuto il ruolo e la funzione del lavoro. Oggi tutti ci si lamenta del fatto che non si trovi lavoro qualificato. E la dequalificazione del lavoro è anche conseguenza di un arretramento salariale che nel nostro paese è drammatico e che io credo debba essere affrontato attraverso i meccanismi, ripensando ai meccanismi della contrattazione, ma eventualmente introducendo anche altri strumenti che salvaguardino la centralità del lavoro anche dal punto di vista del riconoscimento economico. L'Italia è il paese in Europa che ha perduto di più nel corso di questi 3 anni in termini di monte salari, e questo credo che sia un indicatore che la dice lunga sulla perdita di centralità, sulla perdita di centralità del lavoro. E poi c'è un grande investimento, e arriviamo alla domanda che lei mi ha fatto, sulla formazione, che credo sia la prima ed essenziale risposta alla domanda di cambiamento che viene dall'economia post pandemia, dentro la quale c'è anche una risposta che riguarda il tema della sicurezza. Noi accediamo alla facoltà di utilizzare strumenti tecnologici in molti campi soltanto attraverso percorsi abilitanti, ma la retorica dell'azienda che si apre in 3 minuti fa sì che si possa avviare un'attività, soprattutto in un momento come questo di forte ripresa in alcuni contesti, anche semplicemente soltanto prescindendo da qualunque forma di formazione. E questo, a questo punto di vista, è un tema che riguarda quindi i lavoratori e riguarda le imprese. Noi investiremo con le risorse del PNRR molto sul fronte della formazione, e investiremo molto sulla formazione che riguarda la sicurezza. La richiesta che AMNIL fa, e che in pratica in qualche modo alla quale in qualche modo nell'attesa di una risposta supplisce, è quella di avviare già percorsi formativi dalla scuola. Credo che questa sia una risposta che noi dobbiamo prevedere, e per questo abbiamo già avviato un confronto con il Ministero della Pubblica Istruzione perché si attivino momenti anche di carattere formativo a partire dalla scuola. E lei mi chiedeva dei provvedimenti concreti. Io voglio dire una cosa che credo sia giusto sottolineare. Noi paghiamo oggi le scelte non fatte in passato, gli investimenti non compiuti, la riduzione di risorse. Sarebbe sbagliato, lo dico perché noi siamo un paese che fa molto affidamento ai titoli dei giornali e ai titoli dei provvedimenti, e meno alla prassi quotidiana, al monitoraggio che si deve realizzare poi quando i provvedimenti sono stati emanati. Faremmo un torto alla nostra intelligenza se pensassimo che un provvedimento risolve questa situazione. Però assumeremo un provvedimento. Un provvedimento che avrà alcuni cardini. Il primo è quello della tempestività e della congruità delle sanzioni. Noi abbiamo un sistema sanzionatorio
che fa leva sull'elemento della recidiva, ma la recidiva presuppone una banca dati che non è mai esistita, e da questo punto di vista non possiamo attendere una banca dati per attuare delle sanzioni, e quindi ci sarà un intervento che va in questa direzione. Ci sarà un intervento che riguarderà la banca dati, anche responsabilizzando le amministrazioni che fino a qui non li hanno riversati. Se vogliamo fare un passo ulteriore, perché dobbiamo pensare a questo provvedimento come un provvedimento, diciamo, mattone in generale di un muro più grande che dobbiamo costruire. Se vogliamo pensare al tema della riqualificazione, della qualificazione delle imprese, la possiamo chiamare patente a punti, la possiamo chiamare come vogliamo, ma fatto sta, se vogliamo sapere qual è il curriculum di un'impresa, dobbiamo anche, diciamo, avere una banca dati che in qualche modo tracci il sistema, l'esito delle sanzioni e dei controlli che si realizzano. E quindi questo sarà contenuto nel provvedimento. Ci sarà poi un intervento che riguarderà il potenziamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che in questi mesi, voglio dirlo, ha incrementato la propria funzione, la propria centralità, ma le risorse non sono sufficienti. Ci sarà un'iniziativa che non so se sarà contenuta nel provvedimento o per ragioni anche di rispetto, diciamo, delle distinzioni delle funzioni costituzionali, sarà piuttosto un'iniziativa di carattere politico del governo rivolta alle regioni che sono contitolari dell'attività di controllo, anzi, diciamo la verità, sono le principali principali punti di riferimento del sistema dei controlli. Quasi il 90% delle competenze è afferente alle regioni e alle loro articolazioni in ambito sanitario, e purtroppo abbiamo visto come in questi anni la riduzione della spesa sanitaria ha riguardato anche in modo consistente la riduzione degli uffici che si occupavano di questi controlli e delle misure e degli interventi di prevenzione. Ci saranno poi interventi che riguardano il coordinamento tra le diverse realtà che operano i controlli. Da questo punto di vista pensiamo non solo a un potenziamento in termini di organico, ma anche un potenziamento in termini di funzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Noi consideriamo questo provvedimento come un provvedimento che sia un punto di partenza, perché poi attorno a questo devono ruotare tutta un'altra serie di iniziative e di carattere politico e amministrativo. Tra le altre, lo sviluppo della collaborazione che ha già dato e sta dando buoni frutti con INAIL, che voglio ringraziare per l'attività che su questo fronte svolge quotidianamente. Aggiungo che, e lo faccio volentieri, in una città che ha pagato che è la mia e che ha pagato un prezzo altissimo, che ci stiamo muovendo in contemporanea perché nella legge di bilancio siano contenute delle norme che affrontino il tema dell'amianto. Un tema, diciamo, ancora non risolto nel nostro paese. E noi parliamo, anche qui perché giustamente la cronaca spesso si impone, ma il titolo sul giornale lo fa chi cade sul posto di lavoro, non lo fa chi muore qualche anno dopo l'attività lavorativa per aver svolto quella stessa attività. E i numeri, se sommassimo i numeri delle cosiddette morti bianche a quelli delle malattie professionali, il fenomeno sarebbe ancora più inquietante e inaccettabile. Abbiamo riavviato un'interlocuzione con gli altri ministeri competenti, che sono il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Giustizia, perché vogliamo rivedere anche il quadro sanzionatorio. Siamo a buon punto per norme che andranno con ogni probabilità nella legge di bilancio e che riaffrontino, diciamo, questo tema. Lo dico, ripeto, in una città che ha pagato un prezzo altissimo. Questa è una città nella quale c'è la cantieristica, c'erano le demolizioni navali. L'arsenale militare lavorava con l'amianto, e purtroppo, lo dico anche ai ragazzi più giovani che sono qui presenti, ringrazio il professor Liguori che ha organizzato questa presenza, purtroppo queste
morti sono le morti che ognuno di noi ha riscontrato negli anni che sono alle nostre spalle, e qualche conseguenza è ancora presente oggi, e sono persone a cui veniva dato ancora negli anni 70 un cartone di latte alla fine dell'attività di coibentazione svolta con l'amianto. E sono i nostri vicini di casa, sono le persone con le quali poco più grandi di noi, perché per fortuna la mia generazione ha ceduto al lavoro quando già c'era qualche misura di prevenzione, ma non tutti sono stati messi al riparo del tutto. E poi abbiamo di fronte, insisto, una grande bomba anche dal punto di vista ecologico, perché soltanto il 30% dell'amianto utilizzato è stato smaltito, e ancora il 70% resta. In un momento in cui è ripartito col 110% l'edilizia, si sono messi in moto meccanismi di trasformazione urbana, il 70% è ancora lì, e questo, diciamo, non può che creare elementi di fortissima preoccupazione. Lo dico perché, diciamo, non voglio, diciamo, fare una gerarchia delle disgrazie, ecco, perché sarebbe davvero sbagliato, ma mentre l'incidente diretti sul lavoro con la loro drammaticità impongono in qualche modo un'attenzione, poi abbiamo visto quanto spesso sia effimera, le malattie professionali purtroppo questa attenzione non la richiamano, ma non sono meno gravi, ecco, questo, da questo punto di vista penso che sia giusto ricordarlo sempre. Quindi ho cercato di spiegare qual è l'impianto complessivo che seguiremo, e vorrei anche ringraziare, ecco, lo vorrei fare qui ancora una volta, INAIL per il lavoro che svolge. Devo dire che c'è una preziosa collaborazione che si sta sviluppando, proprio si è sviluppata in questi mesi con la commissione che si occupa di questi temi del Senato, è qui presente con il senatore Bressa. E però vorrei ringraziare il dottor Giordano per l'impulso che sta dando all'Ispettorato Nazionale del Lavoro in questi mesi, perché francamente penso che si sia iniziata ad avvertire la differenza, ancora senza fare nessun tipo di recriminazioni sul passato. Dunque, inevitabilmente parliamo di lavoro, io il mio lavoro è giornalista, quindi mi viene spontaneo già interloquire con il ministro, quindi io direi di fare per un intervento per ognuno, ma se c'è qualche tema che va approfondito, approfondirlo subito. Allora, il ministro ha evocato più volte i titoli dei giornali, è vero, lei forse stava facendo le interviste prima, ma l'ho detto, la stampa, l'informazione deve fare un grande mea culpa per questa tensione carsica, l'ho definita, questi fenomeni. Però è anche vero che lo stesso discorso va riferito alla politica, alle istituzioni, perché non a caso io la prima domanda le ho fatto quando arriva il provvedimento, perché poi la politica annuncia interventi ed è bene che poi vengano realmente realizzati. Ma è evidente che su questa emergenza non esiste la bacchetta magica, lo dicevo appunto a Bruno Giordano tutte le volte che ci sentiamo. Io immagino la difficoltà per chi deve decidere su queste cose di sapere, la consapevolezza che non è che qualsiasi cosa venga fatta è subito un riscontro, perché questo è un problema che il provvedimento del governo, piuttosto che l'azione dell'ispettorato, avrà dei riscontri, non so, tra qualche decennio, forse tra qualche anno. E quindi è bene misurare in tutti i sensi, noi che raccontiamo queste cose, chi interviene, la voglia di dare l'effetto, di dare il titolo, appunto. Allora, e poi passo agli altri interventi. Facendo il giornalista mi viene da fare due domande rispetto a quell'intervento: se c'è anche altra questione incrociata con quella della sicurezza sul lavoro, ed è stata anche evocata in vari interventi, se su questo intervento si metterà mano anche in qualche modo alla questione del lavoro nero, del lavoro sommerso. E ultima cosa, attuale, ne abbiamo parlato vedendo quello che è successo ieri, ma io sono d'accordissimo con il ministro che ieri è successo qualcosa che con il vaccino e il non vaccino Novax non ha assolutamente
nessuna attinenza, è soltanto, come ha analizzato il Ministro, un problema anche culturale di un paese che non ha mai fatto realmente i conti con il passato, per ovvi motivi. E però, invece, tornando a quell'argomento, ed è un argomento che riguarda anche la sicurezza sul lavoro, se rispetto a questo appuntamento che ci si sta avvicinando del Green Pass nelle aziende, nel lavoro, nelle aziende private, quali sono le linee guida, perché qualche dubbio è stato sollevato sulla fattibilità, ora non entriamo nel merito del tampone, le 72 ore, ma se c'è la convinzione che questa norma riesca comunque ad essere applicata e non crei problemi nelle aziende. Allora, sulla questione del lavoro nero, qualcosa è già avvenuto. Noi abbiamo introdotto nell'edilizia la valutazione di congruità del DURC, che sostanzialmente obbliga le imprese che realizzano un intervento, un'opera sopra una certa soglia, a dichiarare il numero dei dipendenti che sono congrui, appunto, in funzione di accordi che sono stati realizzati tra le parti sociali, quindi non è un provvedimento dirigistico. È una scelta che nasce anche dal dialogo sociale e che inizia a definire, diciamo, un principio, cioè che tu non puoi fare, dico banalmente, un palazzo dichiarando che ci lavorano due persone, perché è del tutto evidente che stai dicendo una cosa non vera. E io spero che questo precedente possa essere esteso anche ad altri ambiti, perché penso che sia importante, diciamo, che la lotta al lavoro nero nasca dal dialogo sociale, dal confronto tra le parti sociali. Il mio impegno è di andare ancora in quella direzione. Abbiamo fatto un'altra cosa che credo sia di particolare importanza, cioè nel DL trasparente, nel DL sulla pubblica amministrazione, dove si è rivista la normativa sugli appalti e la famosa soglia che era prevista dalla normativa precedente, abbiamo introdotto un principio, cioè che le ditte del subappalto non possano applicare un contratto normativamente o dal punto di vista salariale diverso da quello della impresa che si è aggiudicata l'appalto, e quindi, diciamo così, rompendo una catena che spesso ha spostato insicurezza e compressione del costo del lavoro sulle imprese del subappalto, e credo che si debba proseguire così, anche perché noi siamo, lo vorrei dire perché spesso questo è un aspetto che anche questo non è stato raccontato, noi siamo impegnati con la Commissione europea sul fronte del contrasto al lavoro nero. Una delle riforme contenute nel PNRR riguarda il contrasto al lavoro nero, con tanto di target nella crescita dei controlli da raggiungere, e quindi con tanto di effetti che sono misurabili sulla base dei controlli in termini di riduzione del lavoro nero. Credo che la Commissione, ora voglio fare un po' il maligno, lo abbia fatto perché diciamo, è preoccupata per i lavoratori italiani, ma anche perché è preoccupata della garanzia sulle risorse che ci sono state erogate, e siccome il lavoro nero è l'altra faccia dell'evasione fiscale, certo, è del tutto evidente che in questa, diciamo, particolare attenzione che è stata rivolta dalla Commissione europea al contrasto al lavoro nero c'è anche questo aspetto, cioè avere la certezza che quei soldi che sono arrivati saranno garantiti da una capacità di contrasto alla evasione fiscale e a quella contributiva. Ricordiamo che l'evasione contributiva è quantificata intorno ai 30 miliardi di euro, e da questo punto di vista, diciamo così, non è più soltanto, a proposito di titoli, di chiacchiere o di annunci, non è soltanto una cosa che in qualche modo ci siamo impegnati politicamente a fare, è un contratto che abbiamo siglato con la Commissione europea che ci dice che se non lo facciamo si riprende i soldi che ci ha dato, quindi da questo punto di vista l'impegno è particolarmente stringente. Sul Green Pass io penso questo, che noi abbiamo lavorato molto bene fino a qualche mese fa, nel senso che tutti i provvedimenti che sono stati assunti erano il frutto
di un confronto in un tavolo che è stato determinante. Io per questo voglio ringraziare qua Confindustria e il sindacato, perché l'accordo del mare, io non c'ero, c'era la mia la ministra Catalfo, ma l'accordo che è stato raggiunto nel marzo del 2020 e che ha consentito il ritorno sul lavoro è stato determinante per il paese. Se non ci fosse stato quell'accordo, quei protocolli che si sono realizzati, l'economia italiana si sarebbe fermata, e vorrei ricordare che anche all'epoca c'erano tantissimi che soffiavano sul fuoco, quindi è stato un atto di grandissima responsabilità. Da quell'accordo abbiamo fatto derivare un'altra serie di accordi, aprile di quest'anno sulla integrazione di quei protocolli, e poi l'accordo per la vaccinazione sui luoghi di lavoro. Si è rotto qualcosa, lo dobbiamo dire, si è rotto qualcosa, perché le divaricazioni di posizioni che si sono riscontrate tra le parti sociali non ha più consentito che quel tavolo fosse il tavolo nel quale in qualche modo si gestiva il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Adesso io credo che ci siano tutte le condizioni perché quel tavolo torni centrale. Noi adesso in sede tecnica con il ministro Speranza abbiamo convocato su richiesta dei sindacati quel tavolo per dare delucidazioni rispetto alle questioni che non sono chiare, che non risultano chiare dei decreti e dei DPCM. Se sarà necessario faremo anche interventi di ulteriore chiarimento, però è molto importante che, come dire, si riprenda quello spirito, perché ripeto, l'aumento di distanze non ha aiutato a mio avviso a gestire al meglio questo passaggio, e invece dobbiamo recuperare quello spirito di collaborazione che io credo sia assolutamente essenziale. Grazie. Poi ne parleremo appunto con Bruno Giordano. Anch'io credo che il vincolo europeo su questo tema, ma su tutti i temi, finalmente farà fare le riforme a questo paese, dove le riforme sono gli annunci delle riforme, sono titoli di giornale, poi non si fanno mai. Adesso, essendoci un vincolo, perché se non si fanno quelle riforme non arrivano i soldi, e purtroppo per un paese è triste dire che dobbiamo avere un vincolo, però io credo che serva, e allora dopo ne parlerò con Bruno Giordano, perché poi le resistenze alle riforme in questo paese molto spesso sono nelle burocrazie, nelle istituzioni. Ma prima di parlare con Bruno Giordano volevo chiedere al senatore Bressa due cose. Allora, innanzitutto, se ci fa un rapido punto dell'attività della commissione d'inchiesta che lui presiede al Senato, che ha iniziato da poco i suoi lavori, ma insomma è già abbastanza avanti. E proprio facendo leva su questo bilancio, le chiedo, è una provocazione, di fare le veci di chi è assente oggi, cioè delle imprese, perché io immagino avrete sentito in audizioni il mondo imprenditoriale. Noi sappiamo sulla sicurezza del lavoro qual è la posizione di Confindustria, la sappiamo perché è stata più volte ripetuta dal presidente Bonomi, ci sono proposte che anche il ministro immagino conosce, e devo dire che rispetto all'impostazione che ci confermava adesso il ministro è un po' agli antipodi, perché la Confindustria sostanzialmente, le imprese sostanzialmente sostengono che non è il momento di responsabilizzare troppo soltanto un versante, quindi solo l'impresa, ma di corresponsabilizzare imprese, sindacati e lavoratori. Questa è una mia impressione, che poi si tratterebbe a quel punto nessun responsabile. Se può confermare questo approccio del mondo imprenditoriale rispetto a questo problema, se c'è una sensibilità che ci può far pensare che ci sia far confluire anche le imprese su questa linea. Ma allora cominciamo con la prima parte della domanda. Noi abbiamo cominciato a lavorare ad aprile e abbiamo fatto una serie di audizioni, una anche molto importante nei giorni scorsi con l'ANMIL, e soprattutto abbiamo cominciato a fare dei sopralluoghi. I sopralluoghi avvengono in realtà che, dalle analisi che abbiamo fatto e che ci sono state prodotte soprattutto con la collaborazione dell'Istituto Nazionale sul Lavoro, stanno producendo anche degli effetti pratici molto concreti. La settimana scorsa siamo stati in provincia di Caserta, abbiamo verificato delle aziende, alcune aziende sono rimaste, erano regolari, una era particolarmente fuori di ogni regola ed è stata sequestrata. Quindi la nostra è un'attività che ha una funzione, diciamo così, come è
tipica nostra di indagine, ma abbiamo poi anche la possibilità di trasformare queste nostre indagini in atti concreti. E devo dire che la realtà che abbiamo incontrato è una realtà che, accanto a situazioni di assoluta regolarità e che quindi vanno sottolineate con merito, troviamo delle situazioni assolutamente eccezionali. Insomma, vi faccio un esempio che può valere per tutti. In provincia di Latina, una cooperativa di un centinaio di imprese è stato verificato dalla Guardia di Finanza che nel giro di 10 mesi aveva fatto un'evasione tributaria e contributiva di 690.000 euro. 10 mesi, 690.000 euro. Questo vi dà la dimensione del fenomeno del lavoro nero. Fenomeno del lavoro nero che noi, accanto agli infortuni sul lavoro, abbiamo il compito di monitorare e che ci consente di fare delle azioni molto mirate, spesso anche in accordo con le procure della Repubblica e con l'Ispettorato del Lavoro, con i quali svolgiamo un lavoro quotidiano. C'è poi da dire che il lavoro della nostra Commissione consente al Parlamento di tenere sempre accesa l'attenzione sulle questioni della sicurezza del lavoro. L'ultima prova di questo fatto è che questa settimana è stato incardinato nella Commissione del Lavoro del Senato l'istituzione della Procura Nazionale del Lavoro, che costituirà sicuramente un passo decisivo lungo il percorso di fare della sicurezza una condizione normale della vita lavorativa del nostro Paese. C'è moltissimo da fare, l'impegno della Commissione però è centrato. Devo dire che c'è la consapevolezza in tutti i 20 commissari che non si tratta di fare questioni, tra parentesi, politiche, ma di essere tutti orientati al raggiungimento di risultati che devono mettere al centro la sicurezza del lavoro. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e il lavoro è un diritto che deve garantire tutti gli altri diritti. Quindi non possiamo immaginare nessuna dimensione del lavoro se non accompagnata alla sicurezza. Lavoro e sicurezza devono essere un unico concetto e io mi auguro che questo possa avvenire. Per quanto riguarda gli incontri con le parti sociali, al di là di quelle che sono le audizioni fatte dalla Commissione in sede nazionale, sono molto importanti le audizioni che si fanno localmente e devo dire che in tutte le sedi in cui siamo stati la collaborazione da parte delle organizzazioni sindacali e anche della Confindustria è piena, e certi e consapevoli che questo significa assumersi delle responsabilità che ogni tanto venivano, non dico omesse, ma messe un po' all'ultimo posto. La drammaticità degli eventi sta costringendo tutti a considerare il tema della sicurezza del lavoro come una parte fondamentale della tua vita e quindi la sicurezza del lavoro significa la garanzia della dignità della tua persona e del diritto al lavoro dignitoso che la Costituzione garantisce a tutti. Dunque io immaginavo che non poteva fare le veci delle imprese, però ci ho provato perché comunque questo non riguarda solo questo tema. No, questo non riguarda solo questo tema, è una questione un po' più larga. Forse il ministro ne è al corrente più di me, cioè molto spesso in questo paese quando si cerca di intervenire con misure che in qualche modo incidono, comunque intervengono sulla vita delle imprese, c'è sempre questo rigurgito di dire subito queste sono iniziative antimpresa, in questo governo, in questa politica c'è uno spirito antimpresa che spero e mi auguro che almeno su questo tema non sia questo riflesso condizionato, almeno su questo tema, sia un po' meno un riflesso e ci sia più riflessione, diciamo. Il Ministro ha ricordato che cosa il Presidente Draghi e il Ministro stesso hanno detto dopo aver incontrato le organizzazioni sindacali e Confindustria. Quindi il programma di lavoro è stato appena ricordato, certo, c'è, certo. E attendiamo che porti i risultati che tutti auspichiamo. No, se posso aggiungere una cosa, ora è noto che
ho sempre avuto rapporti idilliaci con Confindustria, però la o meglio con il suo presidente in particolare, ma la questione che in verità viene posta da Confindustria non è in contrapposizione con il ragionamento che stiamo facendo, nel senso che Confindustria pone la questione, secondo me giusta, che si riaggancia anche alla seconda parte delle cose che dicevo, che l'esperienza, diciamo, delle commissioni che si sono instaurate all'interno dei luoghi di lavoro per il Covid in qualche modo possa costituire un nucleo per una struttura che lavora sul fronte della prevenzione. Certo. E questa richiesta a me sembra molto giusta. Io apprezzo, lo voglio dire, non facendomi velo le polemiche che ci sono state, il fatto che il presidente di Confindustria ponga questo tema come tema, e questo è un inedito, perché di solito, diciamo, la questione è più posta tradizionalmente dalle organizzazioni sindacali, quindi io credo che da questo punto di vista vada vista la parte positiva dell'iniziativa di Confindustria e raccolta anche la riflessione che si può realizzare appunto sull'esperienza della vicenda Covid. E tra l'altro con il direttore Giordano stiamo riflettendo anche su come si possono esportare in altri contesti le buone pratiche che sono realizzate nell'ambito dell'edilizia sul fronte dei comitati territoriali sulla bilateralità, che sono il frutto di una collaborazione tra organizzazioni sindacali e parti datoriali. Bene, direttore Giordano, dicevo prima, immaginare l'impegno preso, quindi quello di raggiungere dei risultati che non saranno immediati, se ci saranno, ci saranno chissà quando, non aiuta, porterebbe più che altro a fare magari proclami, annunci e cose che poi lasciano il tempo che trovano. E allora la domanda è, anche in questo caso sono ancora, il tempo intercorso dall'insediamento è ancora breve, però si sarà fatto un'idea di come intervenire nella riforma, perché se vogliamo essere onesti, la riforma in realtà è già stata fatta, perché l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è nato, se non ricordo male, con il Jobs Act addirittura, però poi è rimasto lettera morta, cioè è nato, c'è, però tutto quello che doveva fare, il coordinamento, gli accorpamenti eccetera, per tanti motivi non sono stati realizzati, ed adesso lei è chiamato ad applicare questa riforma. E perché non si sono realizzati in questi anni? Questa è una mia opinione, magari lei la penserà diversamente, perché appunto in Italia le riforme vengono anche ben congegnate dalla politica, vengono approvate dal Parlamento, vengono varate, siamo alla Spezia, quindi prendono il largo, e poi la burocrazia, chiamiamola così, delle varie istituzioni fa in modo che, se quelle riforme intaccano dei poteri o delle prerogative, riesce in qualche modo a renderle lettera morta o magari a deviarle verso altri percorsi. Ecco, questo tipo di resistenza, torno a dire, poco il tempo che lei ha svolto per adesso all'ispettorato, ma la sua esperienza è tale che insomma ha un modo di riflettere su questo aspetto, è effettivamente un grosso problema, una grande preoccupazione per chi deve svolgere una funzione riformatrice. Credo che l'Italia sia il paese in cui è difficile fare le riforme, ma è più difficile disfarle, nel senso che ogni passo avanti comunque smuove delle inerzie e provoca delle resistenze. La storia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in effetti non nasce con il Jobs Act, nasce da molto prima come Dipartimento del Ministero del Lavoro. Anzi, ricordo a me stesso un dato storico curioso, che in Italia è nato prima l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e poi il Ministero del Lavoro, ai primi del Novecento. Quindi le funzioni che oggi sono attribuite a questa agenzia, perché è un'agenzia unica per l'ispezione del lavoro,
hanno provocato ovviamente delle resistenze nell'applicazione. Ma questo è normale per ogni riforma. Queste resistenze probabilmente nascono dalla paura di perdere competenze, di perdere delle attribuzioni, soprattutto in un contesto potere, politico, costituzionale. Certo, la competenza è una sfera di poteri, ecco. Però credo che sia finalmente passata anche in forza del periodo pandemico l'idea che una vera prevenzione si fa soltanto con un'unica sinergia, con una moltiplicazione delle forze. Quando gli ispettori del lavoro insieme agli ispettori dell'INEL e dell'INPS agiscono insieme, non provocano una sommatoria delle forze ispettive, ma una moltiplicazione degli interventi ispettivi. Lo dimostra un dato che ci accomuna nelle attività dell'INEL e dell'ispettorato, e cioè che entrambi questi istituti in oltre l'80% dei casi, circa 83% dei casi, rilevano delle ispezioni, rilevano delle irregolarità. Vuol dire che anche quando si lavora in modo separato si arriva allo stesso risultato matematicamente. Pensiamo cosa significa questo in un sistema coordinato, sinergico, che è quello che ci chiede il Paese. Poco fa è stato fatto riferimento alla Confindustria o comunque al mondo delle imprese. Vorrei portare una testimonianza molto semplice che nasce non tanto dalla mia ancora breve esperienza ai vertici dell'ispettorato, ma anche dall'esperienza giudiziaria accademica precedente, e cioè che non tutte le imprese la pensano allo stesso modo e non tutte le industrie. C'è una grossa differenza rispetto al lavoro ispettivo tra piccole e medie imprese e industrie. Le piccole e medie imprese chiedono supporto e lo meritano perché sono il 90% del tessuto economico italiano e non hanno al proprio interno una notevole sindacalizzazione per ovvie ragioni, e soprattutto chiedono quel supporto che finalmente sta arrivando. Dico finalmente perché sono proprio queste imprese che chiedono più ispezioni. Perché quando si fa un'ispezione e si trova del lavoro irregolare, del lavoro nero, del lavoro illecito, dello sfruttamento del lavoro, chi si giova di questo è soprattutto l'impresa sana, l'impresa che rispetta le regole, che paga tutti i contributi, che paga tutte le tasse e che vuole espungere dal mercato la concorrenza sleale e il lavoro irregolare. Faccio un esempio di qualche settimana fa. I nostri ispettori sono entrati in un capannone di Prato e su 30 dipendenti hanno trovato 28 dipendenti a nero. Va bene, quindi il 90%. Questo è un atto che non solo sanziona l'illecito, ma che soprattutto espunge dal mercato ciò che danneggia chi effettivamente è inserito nell'industria tessile per altri motivi. Ma le riforme in Italia, visto che la sua domanda verte soprattutto su questo, le riforme del lavoro in Italia hanno sempre avuto una reazione negativa, anche violenta. Non dobbiamo dimenticare proprio l'episodio di ieri accaduto della aggressione che io definisco semplicemente terroristica, non solo fascista ma terroristica, ai danni della CGIL, ma soprattutto ai danni della democrazia e quindi di tutti noi. Non deve farci dimenticare un atto di memoria, che quando in Italia abbiamo avuto un sindacato presente, una riforma in materia di lavoro, ci sono sempre state delle reazioni violente. Non devo certo ricordarlo qui in Liguria a Guido Rossa. Non dobbiamo dimenticare Marco Biagi, Ezio Tarantelli, Massimo D'Antona. Ogni volta che nel lavoro si fa una riforma che è veramente una riforma democratica, c'è sempre una reazione violenta. Ecco, quella di ieri fa parte di questa costante che noi non dobbiamo dimenticare. Inoltre vorrei dire una cosa a proposito non tanto di riforme ma dell'episodio di ieri. Non dimentichiamo che ieri, oltre l'aggressione alla democrazia che c'è stata, ci sono stati anche 3 infortuni sul lavoro perché sono stati colpiti 3 carabinieri che erano sul lavoro ieri.
E come diceva Pierpaolo Pasolini, i poliziotti sono gli ultimi proletari d'Italia. Non dobbiamo dimenticare che sono le persone che stanno difendendo ogni giorno, sempre, questa democrazia. Ecco, l'ispettorato all'inizio di questo percorso che mi è stato bontà vostra, bontà di chi mi ha dato questa fiducia, affidato, ha un obiettivo quotidiano preciso, che è quello che giuridicamente noi giuristi definiamo un'obbligazione di risultato, che è il PNRR. Per noi il PNRR è l'obbligo quotidiano di che cosa fare, non entro una certa data, ma di cosa fare subito, immediatamente. E i provvedimenti che sono stati poc'anzi descritti dal Ministro del Lavoro sono proprio quelli che non soltanto rispondono alle esigenze di una migliore, immediata, urgente sicurezza sul luogo di lavoro, ma sono anche quelle che le imprese sane chiedono, che chiedono i sindacati, che chiedono i lavoratori, che chiedono gli ispettori e che soprattutto chiede il Paese. Grazie. Dunque, ancora non ho visto i segnali, ma vedo che stiamo andando molto lunghi, ma direi di accelerare, ma non troppo, perché i temi sono fondamentali, importanti. E al presidente dell'INAIL Franco Bettoni, le domande le ha già fatte il presidente Forni, e quindi io la inviterei a rispondere intanto alle sollecitazioni del presidente Forni, e con una mia sensazione, cioè con una mia suggestione, che vorrei capire se è sbagliato o meno, cioè che con la prevalenza nella discussione, nella riflessione, nell'attenzione sul versante della prevenzione, della formazione, assolutamente fondamentali, non voglio assolutamente sminuirli, non volutamente, ma si finisca però per mettere in ombra la tutela che riguarda chi purtroppo è stato vittima, non chi deve impedire, vuole evitare di essere vittima di un incidente sul lavoro. In questo senso, tra l'altro, parliamo di suggestione, sentivo prima il ministro citare circa 30 miliardi il buco, chiamiamolo così, che deriva dalla evasione contributiva, è solo una suggestione, più o meno è la somma, ad esempio, dell'avanzo, tra virgolette, dell'INAIL, della disponibilità dell'INAIL di fondi che, da esterno, da non competente tecnico, verrebbe a dire: ma questi fondi usiamoli per il core business, questo termine piace tanto, dell'INAIL, che è la tutela. Ora lei giustamente mi dirà: il funzionamento dell'INAIL non lo decido io, lo decidono le norme, le leggi, però è bene che chi è all'INAIL esprima una sua opinione su questo, rispondendo anche che più o meno è lo stesso tema delle sollecitazioni fatte dal presidente Forni. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito, vicinanza anche alla CGIL per quello che ieri è accaduto e in generale, come dicevano tutti, alla democrazia. Diventa difficile per me le cose che Zuello Forni mi ha detto. Nel suo ruolo le dicevo anch'io. Era quelle le sollecitazioni che faceva lei. Pertanto non è che posso dire che oggi condivido. Noi dobbiamo vedere, i fondi sono tanti, sono 34 miliardi e forse anche di più. Ovviamente sono anche a garanzia, come tutto il patrimonio, delle rendite INAIL, perché ci sta anche quella. Siamo un'assicurazione, l'istituto è un'assicurazione. Non andando a toccare il tema della giacenza, in questi mesi, a parte mia, a parte di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione, abbiamo parlato di un'autonomia dell'Istituto, che ovviamente il decisore politico e la politica si potrebbe aiutare a fare, nel senso di dire gli avanzi di amministrazione quest'anno è stato 1.566 milioni circa. Partendo da questi, una parte dedicarla per fare sicurezza, per fare prevenzione di più,
avvicinarci alle vittime, alle richieste giuste che il presidente dell'AMIN ha detto poc'anzi, per verificare la possibilità e la fattibilità anno per anno. Consiglio d'amministrazione o il Ministero del Lavoro che ci vigila e ci dà gli indirizzi, riuscire a far sì che questi, una parte di questi avanzi venga utilizzato ai due soggetti, lavoratori, lavoratrici infortunati e le imprese, per fare prevenzione, per abbattere le richieste che faceva prima il Presidente, anche la franchigia stessa, e pertanto anche il grado di inabilità con il riconoscimento. Questo potrebbe essere un lavoro importante da fare insieme al Ministero, insieme alle parti sociali e al Parlamento, perché ovviamente l'Istituto, l'ha detto lei, non può andare contro una norma che c'è. Noi abbiamo, ho chiesto in questi mesi, nell'ottica di avere un costo sulle richieste che l'AMLI, ma le forze sociali, perché all'interno del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAI ci vi è questa richiesta da parte delle parti sociali della franchigia di fare più prevenzione, di utilizzare gli avanzi. Noi oggi questo non lo possiamo fare, possiamo lavorare in un tavolo che possa portare a ciò e portare a far sì che quello che si risparmia e quello che non si riesce a mettere a disposizione degli invalidi del lavoro, chi purtroppo perde la vita, alle famiglie, riuscire a ridarlo. Uno dei temi che l'Istituto in questo periodo, anche su sollecitazione delle forze sociali, compresa l'Armi, sta cercando, e lo farà entro fine anno, di rivedere il proprio regolamento protesico degli ausili, che vada nella direzione che è stata chiesta molte volte, di essere più vicino agli infortunati e alle famiglie, facendoli magari non anticipare le somme, riuscire a fare un qualcosa che ci compete, che dimostri la volontà di essere più vicino agli infortunati e alle loro famiglie. Sotto l'altro aspetto, noi continueremo a stimolare, l'abbiamo già fatto all'interno di, insieme al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, al Consiglio di Amministrazione, che settimana scorsa si è riunito proprio sul tema degli incidenti, perché abbiamo chiesto alla struttura di dirci in questi sei mesi dove sono capitati i maggiori incidenti, per vedere insieme di fare una proposta anche che vada nella formazione, nell'informazione in quella direzione, ancor di più mettendo a disposizione fondi, avanzi di amministrazione, per le imprese che fanno sicurezza e ovviamente per coloro che sul lavoro si fanno male, perdono la vita e la loro famiglia. Questa è un'analisi che è in corso e sicuramente alcune di queste situazioni le porteremo anche all'attenzione del Ministro, che lo sa, ma anche proporre campagne che vadano nella direzione della promozione della cultura della sicurezza. Due mesi fa ho incontrato il Ministro dell'Istruzione, scadeva un protocollo con l'INAI e lo stiamo elaborando, coinvolgendo anche il Ministero del Lavoro, per far sì, e ovviamente le parti sociali, per parti sociali, datoriali e sindacali, compresa l'AMIL, che si vada in quella direzione per fare la cultura della sicurezza nel mondo della scuola. Andrea ce l'ha dimostrato, testimonia, secondo me, la cosa che colpisce di più qualsiasi le scuole, qualsiasi lavoratore. E questa è l'importanza, che potremmo insieme lavorare e l'Istituto andare in quella direzione, ovviamente, per far sì che quello che accade, ma soprattutto mortali, ma anche non mortali, diminuisca. Io penso che sia la cultura della sicurezza sia fondamentale. Pertanto, per quanto mi riguarda, molto vicino a queste richieste che vanno nella direzione giusta. Noi siamo vincolati come istituto anche a una norma e per la norma sono certo della sensibilità del Ministro e delle commissioni competenti del Parlamento, compresa il Presidente, siamo stati i primi a essere auditi, abbiamo dato tutti gli strumenti e ci siamo messi a disposizione. Io penso che le istituzioni su questa battaglia possono farla insieme, portarla avanti, coinvolgendo tutti gli attori, e sicuramente riusciremo, non domani mattina, l'abbiamo detto, ma nel medio periodo, a fare molto. Bene, la ringrazio. Allora, direi che possiamo considerare, anche visti i tempi, chiusa qui la tavola rotonda, chiamiamola così, e l'abbiamo fatto prima, anche qui, come sacrosanto che sia, abbiamo parlato di norme, leggi, dati, statistiche, miliardi.
Poi è sempre bene ricondurre alla vita reale, all'esistenza di ogni giorno questa emergenza, e come abbiamo fatto prima con Andrea, adesso io inviterei sul palco Emanuele Menconi, che è il responsabile lavoro e sicurezza del sito del porto di Marina di Carrara, che ritirerà una targa alla memoria di Alessandro Lorenzani, che è uno stivatore che nel 2018 è morto, ha perso la vita lavorando, colpito da un carrello elevatore. Per la consegna chiamerei i presidenti Messini e Sommariva. Presidente, il microfono. Alessandro Lorenzani, che purtroppo è deceduto nel caso di incidente avvenuto nel porto di Marina di Carrara. Con il presidente dell'autorità portuale della Spezia, del Santo Orientale del Mediterraneo, le consegniamo per Alessandro Lorenzani questa testimonianza. Salve a tutti, io sono l'RLS di sito del porto di Marina di Carrara. Alessandro era un nostro collega e amico. Purtroppo ha lasciato un vuoto nel nostro gruppo, perché sono cose queste che, come abbiamo ripetuto tutta la mattinata, non dovrebbero accadere, ma purtroppo accadono tutt'oggi. E fa male ogni giorno passare su quella banchina, e ancora oggi il pensiero va a Alessandro. Vi ringrazio. Grazie. Grazie. Allora, proviamo a riempire questo vuoto che ha evocato Emanuele con qualcosa di bello, anche che guarda anche al futuro. Quindi adesso la manifestazione prevede la consegna degli attestati di partecipazione alle scuole, in particolare all'Istituto di Istruzione Superiore Cappellini Sauro, Nazaro Sauro, e all'Istituto Professionale Industria Artigianato Luigi Einaudi Chiodo, tutte e due di La Spezia naturalmente. E tra l'altro lo citava anche il ministro, per un attimo ho pensato che, da come l'ha chiamato, professor Liguori, è stato il suo professore, no? No, l'età non lo so, io non lo conosco, quindi abbiamo la stessa età. Allora, no, nella stessa squadra di calcio. Siccome parlava il ministro della sua città, in quel momento ha parlato del professor Liguori, mi sono immaginato un preside che ai tempi del liceo del ministro. Comunque, invito il preside a salire sul palco e a consegnare gli attestati. Prego. Grazie. Facciamo salire anche qualche ragazzo. Infatti, volevo chiamare con me due studenti, una studentessa, Giega Melissa, e l'altro studente, Tagliaferri Luca. Intanto volevo fare una precisazione, la ringrazio per la promozione sul campo, ma non sono dirigente scolastico, non sono preside. Ma la mia non è una gaffa, le stavo dando una notizia, mi hanno riferito che è stato promosso sul campo. Ah, ecco, questo quindi... detto pubblicamente davanti al ministro e davanti al rappresentante, è certificato, lei è un diritto acquisito. E visto anche l'età simile che abbiamo con l'onorevole ministro Andrea Orlando, non posso essere stato suo insegnante, ma siamo semplicemente concittadini. Forse io posso essere stato suo insegnante. Io su questo volevo dire, insomma, giusto
due parole su questo, su questa importante giornata. Volevo ringraziare intanto Anmil per l'invito che permette al nostro istituto di essere rappresentato, ma lo volevo fare anche a nome non soltanto dell'istituto, che dei due istituti che ha citato il giornalista, ma anche a nome di tutta la comunità scolastica. Questa sfida, è stato ricordato, se deve essere vinta, dovrà essere vinta con lo sforzo congiunto di tutti i protagonisti. È evidente che, lo ha ricordato l'onorevole ministro Andrea Orlando, ma anche il messaggio del presidente Mattarella lo ha sottolineato, certo si può migliorare l'impianto normativo, le leggi, ma occorre un salto di qualità sotto il profilo culturale. Il processo culturale, i cambiamenti dei processi culturali sappiamo che nascono soprattutto investendo nelle nuove generazioni. La scuola è protagonista inevitabilmente della costruzione di un profilo educativo anche sulle tematiche della cittadinanza come questa, in modo significativo. Lo fa con grandi sforzi, è stato ricordato anche dal Presidente, ci servirebbero investimenti, ma soprattutto servirebbe che il lavoro svolto durante il percorso di istruzione non fosse disatteso dall'esperienza pratica sul campo. È stato ricordato, del resto i numeri lo dicono, ancora troppe sono le imprese che considerano l'aspetto, l'adeguamento normativo come un adeguamento di carta. È necessario che i ragazzi vedano nella loro esperienza sul campo, soprattutto ovviamente i ragazzi che occuperanno poi il tessuto produttivo del futuro, vedano la soddisfazione della loro costruzione del processo formativo, quindi non soltanto un senso di conoscenza dell'impianto normativo, ma proprio che sia applicato, che sia concretamente realizzato l'adeguamento all'impianto legato alla cultura della sicurezza sul lavoro. Molto spesso il feedback che ricevono nell'esperienza pratica è un feedback negativo. Alcune aziende considerano, e sono ancora troppe, un costo questo adeguamento, e quindi è evidente che i ragazzi tornano tra i banchi di scuola con un'esperienza poco credibile. E quindi anche in questo senso sono come dire, contento di partecipare a questa iniziativa, e la scuola, in particolar modo la nostra scuola, si sta facendo portatrice di un protocollo d'intesa con prefettura, associazioni di categorie e istituzioni e imprese, per creare, come dire, una comunità che all'unisono concentri gli stessi sforzi in un'unica direzione. La ringrazio. Noi siamo felici di consegnare questi piccoli attestati, tenendo conto che la scuola ci ha già ospitato in passato perché testimoniassimo la nostra attenzione verso gli incidenti sul lavoro e soprattutto la prevenzione, e soprattutto far capire quanto è importante la cultura della sicurezza. Quindi vi ringrazio per allora e sono assolutamente soddisfatto di consegnare questi due piccoli attestati. Io la ringrazio, ricevo volentieri, e in questo senso vorrei, appunto, li consegno ai miei studenti. Certamente. E passo la parola per il loro intervento, Tagliaferri Luca e Giega Melissa. Grazie mille a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare l'organizzazione dell'evento che ci ha permesso di parlare, in quanto futura classe dirigente e lavoratrice della nostra nazione, e la nostra scuola si impegna in modo attivo per la sicurezza sul lavoro, facendoci fare dei corsi che poi ci rilasciano chiaramente degli attestati, in modo da informarci il più possibile su quelli che sono la prevenzione e poi l'effettiva attuazione di misure a prevenzione degli infortuni sul lavoro. Grazie.
Buongiorno a tutti, aggiungerei a quello che ha detto il mio compagno, la scuola oltre a darci la possibilità di acquisire degli attestati sui pericoli che ci possono essere sul posto di lavoro, fa anche molta sensibilizzazione facendoci partecipare a diciamo dei racconti di delle persone che purtroppo hanno avuto degli incidenti sul lavoro, e questo fa sempre molto riflettere. Grazie. Grazie, grazie. Possiamo commentare quindi, certo, la scuola, certo, le scuole. Allora, e direi ringraziare sentitamente per il loro prezioso intervento. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento. Ci sarà in realtà dopo un ulteriore passaggio, ma credo che riguardi l'INEL con la consegna dei brevetti e dei distintivi d'onore. Quindi io darei la parola per chiudere questa giornata al presidente Forni. Dimmi. Ah, sì. Allora, vieni, dobbiamo consegnare dei volumi e Marinella sale. Vi stavo dicendo, poi darei la parola al presidente Forni per un saluto e per una chiusura della giornata. Ultima mia riflessione, vedendo gli studenti, la scuola e sentendo il racconto di Andrea e questo impegno di testimonial nelle scuole, sarebbe bene che fosse non una cosa sporadica, ma quasi una... non dico di introdurre una nuova materia, ma insomma istituzionalizzare questo ruolo di testimonial di chi purtroppo ha avuto incidenti sul lavoro. Marinella, a te, grazie, sì. Io vi ringrazio, io ho finito qua il mio ruolo, la parola alla vera presentatrice. Allora, io ti ringrazio Marco di tutto questo lavoro lunghissimo di questa giornata, grazie a tutti per la presenza. Allora, il presidente Forni e il presidente Messini volevano presentare un omaggio, il libro delle origini dell'AMMIL, al ministro del lavoro e al prefetto, se può salire e unirsi qui con noi per questa giornata. Grazie, e questa... Prego, ministro. Allora, questi due volumi, ecco. Allora, se vi girate così per qualche foto. Allora, questi due volumi contengono un po' delle foto che sono la storia della nostra associazione, che nata nel 43, insomma, ha avuto molti momenti importanti con personaggi anche del mondo, diciamo, della Chiesa, papi, piuttosto che personaggi politici. E ci sentivamo con il presidente Forni e il presidente Messini di lasciare a voi, che avete prestato tanta attenzione a questo tema e con cui abbiamo voglia di continuare a lavorare, dando il massimo supporto, a cominciare come è stato con la storia di Andrea Lanari, chiedendovi di aiutarci a portare la testimonianza delle vittime degli infortuni sul lavoro nelle scuole, perché è una cosa che, come ci hanno attestato in molti, ha tantissima efficacia ed è importante che la sicurezza sul lavoro convinca le persone e diventi propria di ciascuno di noi. Grazie. Prego. No, io volevo dire che mi fa molto piacere, ringrazio l'AMNIL e mi fa molto piacere ritirare questo libro con la prefetta Inversini, perché devo dire noi facciamo le leggi e poi facciamo gli accordi a livello nazionale, ma molto è affidato anche al protagonismo del territorio, delle istituzioni territoriali e delle parti sociali a livello territoriale. E voglio sottolineare come alla Spezia, è stato detto in alcuni interventi, si sia raggiunto un importante protocollo sul contrasto al caporalato, che riguarda non solo, come si può pensare, l'agricoltura, in parte l'edilizia, purtroppo riguarda anche la cantieristica, anche settori che riteniamo avanzati della produzione. E in questo senso volevo dire che ringrazio davvero la prefettura della Spezia per il lavoro che è stato svolto. Grazie. Io non posso ovviamente che ringraziare il ministro per questi complimenti, che sono frutto in realtà di un grande lavoro fatto insieme, e si è nominato Confindustria.
qui c'è il direttore Faconti, c'era anche il presidente, che sono stati veramente di grandissimo aiuto facendo questo collante fra Confindustria, il mondo della cantieristica e le altre parti sociali, i sindacati e ovviamente gli uffici statali. Quindi è stato un importantissimo risultato. Non solo, ma ringrazio anche l'AMLI perché mi ha dato già subito la prima idea da mettere in pratica. Abbiamo detto che abbiamo riunito il comitato consultivo dell'INAIL già il 20-21 di ottobre e quindi direi che la prima iniziativa la mettiamo in cantiere e sarà quella della vostra partecipazione alle scuole. Grazie ancora di questa giornata. Allora andiamo. Grazie, arrivederci esatto. A tutti da ecco, parte nostra. Facciamo salire adesso, certo. Cediamo il palco, cediamo il diciamo, palco all'INAIL e qui c'è anche la collega della comunicazione Luisa Sbrana che ci introdurrà i dirigenti dell'INAIL per questa parte molto significativa da sempre legata ai brevetti e distintivi d'onore. Grazie Ministro, grazie Presidente Bettoni, grazie Senatore Gianclaudio Bressa, Bruno Giordano, Ispettorato Nazionale del Lavoro, grazie a voi. Presidente, voi rimanete qui con loro per qualche minuto, grazie. Non so se è acceso, sì. Dunque, allora, in questa giornata dal sapore così speciale, io chiamerei sul palco il direttore regionale, la dottoressa Angela Razzino, e il direttore territoriale, dottor Giovanni Lorenzini. Prego. Qui accanto a me, nel frattempo, vi presento quelli che possono essere considerati a ben ragione i protagonisti di questa giornata. Sono appunto persone disabili da lavoro, sono i nostri infortunati, sono le persone che quotidianamente cerchiamo di proteggere. E quindi insomma vi presento il signor Sirio Mazzini, il signor Coscia Domenico, e ringraziando anche per la fatica con la quale il signor Mazzini ha raccontato la sua esperienza in una video intervista, perché credetemi non è semplice. E quindi possiamo cominciare questa tradizionale cerimonia di consegna, proprio insomma due parole da parte del dottor Lorenzini, del direttore. Sì, negli interventi che hanno preceduto questo momento abbiamo sentito tante, tante sfaccettature di un mondo complesso sicuramente, un mondo che però io per l'istituto che rappresento devo dire l'INAIL prende in cura l'infortunato, prende in cura la persona, il lavoratore a seguito di un infortunio e anche la famiglia, quindi conosciamo l'aspetto dell'infortunio ma anche la capacità di ripresa, di prosecuzione, di riacquisto della dignità, perché chi lavora e cade ha diritto a tutta l'attenzione che le istituzioni tutte insieme possono dargli. Grazie. Ok, allora cominciamo questa consegna. Il signor Sirio Mazzini, nostro infortunato della sede spezzina, riceve da parte del direttore territoriale l'onorificenza. Grazie. Il direttore regionale consegna invece al signor Coscia Domenico. Ok, perfetto. Se qualcuno vuole aggiungere qualche parola, passerei proprio, non so, al dottor Lorenzini. Io in conclusione non aggiungo niente nel merito perché hanno parlato il mio presidente e il mio direttore regionale, però ci tenevo a fare un saluto a tutti i presenti, alle autorità intervenute, ai nostri assistiti da parte dei colleghi della sede INAIL di La Spezia, alcuni dei quali presenti, che come tutti i colleghi dell'istituto lavorano quotidianamente sui temi su cui abbiamo ragionato, chi sul versante assicurativo, chi sul versante delle prestazioni, chi sulla prevenzione, chi sul reinserimento, ma insomma un impegno a 360 gradi su i temi della giornata. Ok, allora grazie, grazie a tutti e la parola in conclusione al Presidente. Sì.
si chiude questa giornata nel modo migliore, quindi è andato tutto bene. Io ringrazio l'amministrazione di La Spezia, l'amministrazione comunale per la disponibilità e tutti gli altri che le altre autorità che sono state coinvolte, quindi bene, malgrado ancora con il Covid l'anno scorso non abbiamo potuto fare fare questa manifestazione in occasione appunto della giornata, ma quest'anno siamo riusciti bene, tutto bene, ringrazio tutti. Grazie a voi. Bene. Okay. Grazie allora. Okay, possiamo uscire.